Allora, buongiorno a tutti, vi invito a prendere posto così possiamo iniziare. E mi presento un attimo, sono Giacomo Spinzanti e sono qui a introdurre questo convegno nel duplice ruolo di biologo dell'Università di Siena, ma anche di rappresentante del CDA del Polo Universitario Grossetano. Innanzitutto è un piacere vedere la nostra aula magna così gremita di persone e di ragazzi giovani. Abbiamo anche la scuola media della Pascoli. Credo sia fondamentale per voi ragazzi capire che esiste questa struttura in Grosseto che si chiama Fondazione Polo Universitario Grossetano, che rappresenta la massima espressione della cultura accademica sul territorio, e quindi è qualcosa che vi appartiene. Quindi vi diamo un caloroso benvenuto a tutti, sia ai ragazzi della scuola media, sia ai ragazzi delle scuole superiori. Ringrazio anche personalmente tutte le autorità che sono presenti, e quello di cui parleremo oggi è un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché parleremo del mare. Grosseto e la sua provincia è comunque un territorio molto ricco di coste, quindi di mare. E questo è un aspetto fondamentale per lo sviluppo economico, per le sfide ambientali e anche, perché no, le sfide sportive che il mare può rappresentare. Come vedete, abbiamo racchiuso queste tre parole nel titolo. Da parte nostra, quindi, ringraziamo i docenti dell'Università di Siena che oggi ci faranno un excursus su alcuni degli aspetti appunto legati al discorso del mare. E vi ricordo che l'iniziativa di oggi, che abbiamo subito sposato come polo universitario, fa parte dell'iniziativa europea che riguarda la giornata europea del mare. Quindi in tantissime altre città dell'Europa si affrontano tematiche relative al mare. L'impronta che gli abbiamo voluto dare noi è sicuramente un'impronta ecologica, perché il mare è un ecosistema fondamentale che va salvaguardato e che va mantenuto, e che rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista economico. Vedrete che ci sarà una presentazione che riguarda l'economia circolare legata al mare, e perché no, anche dal punto di vista sportivo. Quindi, ringraziandovi ancora della presenza, passo la parola a Marco De Santis, che è uno dei collaboratori più stretti, è un formatore aziendale, ma è uno dei collaboratori più stretti del Polo, che renderà sicuramente questa giornata più interattiva con i ragazzi e condurrà l'evento. Grazie mille a tutti ancora. Bene, allora col microfono radio c'è sempre l'incognita che chi parla crede di essere ascoltato, ma in realtà non arriva. Invece mi sembra, fatemi un cenno se si sente bene. Sì, anche in fondo, perché ho visto laggiù ci sono due sezioni, la terza E e la terza F dell'Istituto del Poggio di Verena, giusto? Agraria. Oh, come si chiama? Ah, ecco. Bene, ho notato che vi siete seduti subito in fondo, come si fa a scuola quando si arriva al primo giorno dell'anno scolastico, ci siete in fondo, così si sta lontano dagli insegnanti. Cioè, io arrivavo tardi e quindi mi trovavo sempre libero e il banco davanti alla cattedra. E poi abbiamo prima E, seconda E e seconda A della Pasqua, della scuola media, giusto? Siete voi. Quindi avete fatto un breve viaggio. Siete venuti a piedi, immagino. Bene. Benvenuti, sono contento perché questo è un luogo molto importante per la nostra città, perché è una finestra sul futuro della conoscenza, sul futuro dello sviluppo e sul futuro vostro. Non sappiamo stamattina chi di voi rimarrà più agganciato alle tematiche che sentiremo, ma noi sappiamo per certo che qualcuno di voi si ingaggerà con il mare, non solo per andare sulla spiaggia o per andare in windsurf o per andare semplicemente a stare con gli amici, ma perché potrebbe essere la trasformazione in attività.
un'attività che ricordiamoci, il lavoro deve renderci felici, ok? Quindi voi avete tante possibilità e questa è stamattina ne guarderete voi. Insieme a questi studenti, che sono una parte più importante, sono accompagnati tutti gli insegnanti, ringraziamo, grazie per la pazienza e per la responsabilità di guidare nuove generazioni, anche di guidarle fino a qui. E poi un ringraziamento doveroso che mi va a fare alla Presidente, alla professoressa Morelli, che guida questa istituzione e traghetterà verso il futuro questa popolazione. E poi abbiamo invece una serie di persone importanti, Sua Eccellenza, non è che si dice così, detto bene, Sua Eccellenza il prefetto, la dottoressa, grazie per essere qua. Poi abbiamo il scritto bene perché non voglio sbagliarmi, il tenente comandante colonnello del Istituto Luca Panicchia, grazie per essere qua. E poi la presidente del tribunale, la dottoressa Laura Pignoloro, grazie. Poi abbiamo un rappresentante del Rotary, Marcello Pantanzi, grazie per essere qua. E per ultimo, un ordine di apparizione di minore importanza, il assessore della cultura, è strettamente connesso a questa attività. Grazie. Sì, intanto buongiorno a tutti. Tra l'altro c'ho tre deleghe bellissime, l'università, la cultura e le mura pubbliche. Quindi mi diverto anche nell'attività, è molto, molto interessante. Io intanto vi saluto e ringrazio tutte le autorità presenti. Ringraziamento particolare lo faccio a Giacomo Spizzanti, davanti al professor Spizzanti, per aver organizzato questa iniziativa, a tutti i relatori. Un ringraziamento particolare va naturalmente al presidente della Fondazione Universitario, quali interagiamo costantemente e veramente rappresenta un po' l'architrave di questa struttura. Quindi davvero grazie per tutto quello che fate, anche al personale, a tutti voi. Grazie ragazzi, grazie alle scuole, ai professori. Questa è una giornata importante. È una giornata che ha alcuni obiettivi. Intanto quello di sensibilizzare sempre di più voi, sicuramente lo faranno già i vostri insegnanti, le vostre famiglie, la società in generale, però dobbiamo continuare a sensibilizzare su questo argomento. Ma è anche importante perché invece chi è nell'età lavorativa deve avere la consapevolezza che queste tematiche non sono più rimandabili. Non possiamo pensare di lasciarle a voi, non possiamo pensare di lasciarle alle generazioni del passato, perché ci sarebbe veramente poco seri, poco consapevoli invece del problema, del dramma che il pianeta sta vivendo se non modifichiamo sicuramente tutta una serie di politiche ambientali, di sostenibilità ambientale. Tra l'altro ci sono tante azioni che sono già state intraprese in questi anni. Solo per darvi un dato, e lo dico soprattutto ai ragazzi, le politiche ambientali sono politiche che da un punto di vista il processo culturale sono giovanissimi, perché se penso che l'istituzione del Ministero dell'Ambiente è stata fatta da Craxi nell'86, si parla di 14, 22, 36 anni fa, vuol dire che sono veramente un percorso molto breve nella storia dell'umanità. E dico in Italia, ma anche negli altri paesi si svilupparono o poco prima o poco dopo. Quindi oggi naturalmente l'avvio che fu fatto nel 1986 del Ministero dell'Ambiente fa sì che questo processo culturale si sia sviluppato a un punto tale che oggi è impensabile non avere all'interno delle pubbliche amministrazioni, sia a livello nazionale sia a livello locale, delle deleghe, dei settori dedicati esclusivamente alle politiche ambientali. E questo naturalmente fa sì che l'impegno di chiunque, l'impegno di tutti coloro che svolgono ruoli, deve essere un impegno costante, continuo, centrato su tutte quelle che sono le politiche ambientali. Oggi, nello specifico, naturalmente si parlerà del mare, che rappresenta uno degli aspetti più importanti, pensate, per il nostro territorio. Vi do alcuni dati indicativi semplici, però assolutamente che fanno ben capire l'importanza del mare nel nostro territorio.
Questa è una provincia che ha, anche da un punto di vista economico, un grandissimo ritorno per la parte turistica. Voi pensate che vengono da noi ogni anno circa 5 milioni e 500 mila presenze turistiche all'anno, e quasi tutte concentrate nel mese di luglio e d'agosto, l'80%. E sono tutte presenze turistiche che si sviluppano soprattutto per le bellezze naturali e per la bellezza del nostro mare, per ciò che noi rappresentiamo. Vi dico, ve lo dico anche con orgoglio, perché la consigliatura passata seguivo anche la parte del turismo. Nel 2021 Grosseto è stata, come presenze turistiche, il quarto comune della regione Toscana. Si parla di una delle regioni più belle dell'Italia, e sicuramente, essendo l'Italia uno dei paesi più belli al mondo, si potrebbe ragionare anche in maniera più estesa come concetto. Però non facciamo megalomani, se rimaniamo. Però sicuramente il quarto posto come presenze turistiche della regione Toscana. Prima di noi c'è solamente Firenze, un altro comune piccolo ma bellissimo, che è Castiglione della Pescaia, al secondo posto, al terzo posto Pisa, Grosseto è al quarto posto. Quindi rendetevi conto che incidenza ha l'ambiente e il mare in modo particolare anche su quella che è la nostra parte economica. È enorme. E vi dico che proprio perché è enorme, proprio perché la qualità della vita si basa molto su quella che sono le politiche ambientali, e in questo caso c'è anche una declinazione economica altrettanto importante, dobbiamo svolgere appieno quello che è il nostro compito, anche nei settori che non sono strettamente connessi alla parte ambientale. Io penso alle politiche culturali che stiamo portando avanti. Voi sapete, o se non sapete ve lo faccio presente, questa città è riuscita a entrare nelle prime 10 finaliste a livello nazionale per la capitale della cultura italiana. Un risultato eccezionale. Il merito va veramente spalmato ai tanti collaboratori, alle tante associazioni, alle istituzioni, agli enti che si occupano del settore culturale. Ma ci siamo riusciti soprattutto abbinando un binomio che Marco, e lo voglio ringraziare, perché veramente Marco è un esperto in comunicazione, sicuramente uno dei massimi esperti della nostra provincia, ma anche lui non solo, quindi tenetelo veramente in considerazione, perché quando parla non lo fa mai a caso, anche quando sbaglia. Quindi seguitelo in quello che fa. Marco lo sa bene perché ha dato la sua disponibilità a presentare anche il dossier di candidatura. E nel dossier di candidatura che ci ha portato nelle finaliste della Capitale della Cultura, abbiamo abbinato alla cultura l'altro aspetto dell'ambiente. Abbiamo creato un binomio cultura e ambiente che è indissolubile in questo territorio, che è fortemente legato, che in qualche modo si intreccia non solo nel pensiero, tant'è che il brand principale era naturalmente culturale, ma si intreccia soprattutto nelle azioni. Tant'è che nel dossier che abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti, perché non avendo vinto, ma essendo entrati nelle prime, comunque vogliamo che quel dossier, tant'è che l'abbiamo trasformato in un vero e proprio piano strategico della cultura per i prossimi anni, si svilupperanno tutta una serie di politiche legate anche alla tutela ambientale. Penso alla Casa dei Pesci, un progetto che chi non lo conosce si informi, e vi dico anche a voi, ragazzi, vi farei fan tema su questo. Sulla Casa dei Pesci, che è un progetto bellissimo che parte da un pescatore che in origine era un pescatore di frodo, quindi ricercato in tutti i modi, poi si converte, capisce che quello che sta avvenendo lungo le coste della Maremma era un dramma per tutti, e inizia a fare una battaglia. Questo signore si chiama Paolo Fanciulli, si trova nel comune di Orbetello e a Fonteblanda in modo particolare, però ormai ho a posto come. E fa una battaglia enorme, tant'è che per contrastare la pesca a strascico lungo il nostro litorale. E ha avuto un'idea geniale, quella di mettere delle installazioni nei fondali del mare, in fondali alti 10 metri, che prima erano marmi di Carrara, tonnellate di pietre, e che poi è venuto fuori, perché non renderle artistiche?
E ci sono stati degli scultori a livello internazionale che l'hanno scolpita. E oggi sui nostri fondali abbiamo questi bellissimi massi di Carrara, scolpiti da artisti internazionali, che hanno una duplice funzione: quella naturalmente di combattere ancora e far rigenerare anche il mare stesso e combattere la pesca a strascico, e quella poi di essere diventata a tutti gli effetti un parco artistico. Quindi visitabile, ora con un pochino di esperienza, anche perché sono comunque 8-9 metri di profondità, però è visitabile lungo le nostre coste. E guardate che questo progetto, che può sembrare un progetto banale, rappresenta veramente quel concetto di naturalmente culturale che dicevo prima. L'ultima considerazione, poi naturalmente vi ringrazio e vi saluto. Sempre però per far capire quanto anche con le politiche culturali, ma così come tante altre, pensa alla mobilità dolce sulla quale stiamo lavorando, si è unito due parchi meravigliosi oggi, il parco di Roselle con il parco della Maremma attraverso una pista sciabile che passa anche il fiume Ombrone, quindi non so se vi è mai capitato di andarci, però andateci. Quindi c'è tutta una serie di politiche messe in campo e fortemente volute, non solo dal Comune di Grosseto, diciamo ormai fortunatamente abbastanza generalizzato come concetto ai vari livelli. E un altro aspetto importante per quanto riguarda le politiche culturali, che vedrete a breve partire, domani abbiamo, sabato abbiamo la conferenza stampa, faremo una bellissima mostra di Lapaniti. Lapaniti è un artista, anche lui di fama nazionale, che ha un giardino bellissimo a Castiglione della Pestaia e che farà una mostra importante al Cassero, che è fatta con opere artistiche, installazioni, tutte fatte con materiale riciclato, tutte fatte con materiale soprattutto plastica, quindi che viene riutilizzata per fare queste sculture bellissime. Pensate solo che ci sono delle formiche alte 3 metri, lunghe 6 metri. Quindi ci sarà questa mostra che naturalmente avrà, oltre che l'aspetto culturale, anche quello della tutela ambientale e della valorizzazione dell'ambiente. Quindi davvero ringrazio e concludo gli organizzatori per quello che verrà fatto oggi in questo convegno, e il doppio invito è naturalmente quello che ho fatto all'inizio: a voi ragazzi di continuare su questa strada, e a noi naturalmente sempre di più di lavorare perché si possa lasciare davvero non un domani, ma oggi un mondo migliore. Grazie. Grazie. Grazie al nostro assessore che mantiene sempre questa passione. È bello. Allora, che cosa vi suggerisco di fare? Di iniziare a guardare il futuro. Voi sapete che nel tempo si può modificare in base a come noi lo percepiamo, dice la fisica quantistica, che io non conosco, ma mi fido, e quindi probabilmente voi lo starete studiando. E quindi potete anche cogliere stamattina qualche cosa che anticipa il vostro futuro. Vediamo un po' come voi realizzerete quello che sarà il vostro percorso e lo facciamo ascoltando la prima delle nostre oratrici che ci parla di che è interessante perché voi avete visto Ghostbusters, il film, lo conoscete, quindi sapete cosa significa. Non lo sapete. Stamattina parliamo di Plastic Buster e ce ne parla Cristina Panti dell'Università di Siena, del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Prego, Cristina. Allora, buongiorno a tutti. Bene, bene, ma si fa un applauso quando iniziamo le lezioni. Le mani sono energia, bisogna mandare l'energia alle persone perché ora ce la restituiscono. Prego. Buongiorno a tutti, e direi che Marco ha fatto la perfetta introduzione. Il nome di questi progetti che vi presenterò e del nostro gruppo di ricerca nasce proprio come un'allegoria dei Ghostbusters, che voi siete molto giovani, quindi non rientra, diciamo, nel vostro bagaglio culturale, però per noi che siamo un po' più vecchi è stato Grandi, più grandi, noi siamo solo più grandi. più grande. Vecchiaia è una parola strana, è Quindi, retorica. esatto. Cosa vuol dire Busters? Vuol dire acchiappa plastica. In realtà quello che facciamo noi non è solo acchiappare la plastica, ma studiare quello che la plastica causa agli ecosistemi nei quali viviamo e soprattutto alle specie marine
che vivono nei nostri mari. Mi sono distratta sul nome, però volevo ringraziare intanto il dottor Spinzanti che ci ha invitato a presentare le nostre ricerche, la Presidente e tutta la Fondazione del Polo Universitario Grossetano e ovviamente l'Università di Siena che ci dà tutti i giorni la possibilità di portare avanti le nostre ricerche che contribuisce alla salute della cultura nei nostri territori. Adesso sull'Università di Siena possiamo dire, ricordare questo legame, anche il nostro ricordo, d'amore intenso, combattuto, vissuto, ma sempre ormai nel tempo continuo. Esatto. Avete notato che nella locandina c'era un altro nome, non è il mio nome. Vi porto saluti della professoressa Maria Cristina Fossi, che purtroppo non è più potuta intervenire, ma di cui faccio parte del suo gruppo di ricerca che ci traghetta, per usare un termine più marinaio, nella ricerca tutti i giorni e nella curiosità di scoprire cosa avviene nel nostro mondo. Parlerò di plastica. Tutti sentite parlare di plastica, tutti i giorni, da telegiornale, documentari, speciali. Ormai è diventato un argomento di uso comune. Anche voi entrando ho notato che c'era una paperella, un vasetto con degli oggetti di plastica probabilmente ritrovati sulla spiaggia. Quindi ormai siamo tutti abituati a capire che questo problema c'è. Finalmente la coscienza è stata smossa, il problema c'è, ma come si studia? E soprattutto quando nel lontano 2010, penso che alcuni di voi nemmeno fossero nati, abbiamo iniziato a studiare gli effetti della plastica sui grandi vertebrati, sulle balene, sui delfini, ci prendevano per pazzi dicendo: ma la plastica, dov'è la plastica? No, la plastica, soprattutto le microplastiche, quelle piccole particelle che si frammentano dagli oggetti di plastica più grande, che cosa potranno fare mai agli organismi grandi come per esempio una balena, ragazzi, diciamo, pensate, piccoli pezzettini di plastica di dimensioni sotto 5 mm. La ricerca sulla plastica nasce perché ci si accorge a un certo punto che ci sono dei grandi vortici oceanici, soprattutto nell'emisfero nord e sud, l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico, dove si raggruppano insieme a tutti i nutrienti anche questi pezzetti di plastica, perché essendo leggeri e seguendo le correnti oceaniche che seguono anche i nutrienti, formano delle concentrazioni notevoli. È qui che nasce una delle prime, diciamo, fake news, che però è servita per smuovere le coscienze. Ci sono delle isole di plastica. Non è del tutto vero, ci sono delle porzioni di grandissimi oceani, di mare, dove si accumulano, come dicevo, dei tipi di plastica in concentrazione molto consistente, ma ci sono delle isole sulle quali si può andare. Questa non è vera, questa cosa, cioè, perché io ci ho creduto, per esempio. Non è vero che è come andare all'isola d'Egidio e piantare una bandiera, no, non è No, non così. è così. Ci sono tante particelle di plastica, sia grandi che piccole, in uno strato consistente, però non esiste una vera e propria isola. Però questo è servito molto per far capire alle persone che il problema c'era. Ma io ho una domanda. Questi micro pezzettini di plastica, cioè io lo dico, insomma, com'è che si arriva sotto 5 Si arriva sotto 5 mm perché magari io butto una bottiglia nell'ombrone. Dall'ombrone arriva al mare e attraverso l'azione delle onde marine, la fotodegradazione, quindi la giù, la degradazione chimico-fisica, piano piano la bottiglia si strilla. Avete fatto caso che quando andate a prendere un elasticino, prenderete i sacchetti, se utilizzate gli elasticini che sono vecchi, vi si rompono in mare. Perché? Perché migrano le sostanze che rendono. Migrano nell'ambiente, nell'atmosfera e anche nell'acqua, le sostanze che pretendono elastici, e a questo punto l'elasticità si interrompe e si spezzettano. E lo stesso avviene per moltissimi degli oggetti che sono di uso quotidiano. Quindi, più si ritrovano nell'ambiente, adesso ne parleremo di mare, ma la plastica c'è negli ambienti terrestri, più che si trovano questi oggetti nell'ambiente, più che tendono a frammentarsi. Sappiamo che una caratteristica della plastica, della quale ci piace molto, è che è molto leggera e molto persistente.
E queste due caratteristiche sono, diciamo, le caratteristiche che l'hanno resa un materiale così di successo, sono anche quelle che la rendono un materiale estremamente importante, perché persistono nell'ambiente per È il lato oscuro della plastica. tantissimo. Esatto, lato oscuro della plastica. La doppia medaglia per cui non possiamo fare a meno della plastica, ma allo stesso tempo l'ambiente ne soffre. Proprio basandosi su questi concetti, che come dicevo già più di una decina di anni fa, la nostra ricerca si è focalizzata principalmente su valutare gli effetti delle macro e delle microplastiche sia sugli organismi marini che perché? Perché, come vi dicevo e come abbiamo già detto, la plastica in mare può starci tantissimo. Pensate che si è stimato che una bottiglia può permanere fino a 450 anni. Ricordatevi però che la plastica non esiste da 450 anni, esiste forse da meno di un secolo. Quindi queste sono stime basate su esperimenti di laboratorio. Oppure una busta di plastica può starci dai 20 ai 10 ai 20 anni, così. E proprio per questo ci siamo chiesti: una volta che la plastica è in mare, una volta che si frammenta, quali sono gli impatti demografici dei rifiuti marini e della plastica? Principalmente sono legate a questi cinque fattori che prima ho elencato qui: distruzione dell'habitat, introduzione di specie aliene, intrappolamento e ingestione per quanto riguarda gli organismi e quello su più subdolo, il trasporto di contaminanti tossici. Invece dice due parole sugli alieni. Le parole sugli alieni. È quello che forse è legato anche al problema degli alberi delle palme. Sì, è qualcosa di simile legato, per esempio, ai figli degli Ottentotti, quelli che si trovano quelle distese bellissime, quelle piante grasse con fiori rosa, che in realtà sono una specie aliena, perché a noi ci sembrano bellissime perché crescono sulle nostre spiagge, però in realtà sono. In questo caso la specie aliena viene trasportata perché si colonizza magari in pezzi di plastica. Ci sono delle specie che hanno bisogno di un substrato per crescere, invece di trovare il loro substrato naturale, trovano la plastica. Si sviluppano tutte queste. E dato che il substrato naturale, che potrebbe essere il legno, piano piano si degrada, poi fanno brevi distanze e poi si depositano. Con la plastica questo succede. Un pezzo di plastica può girare tutto il mondo e in questo modo vengono distribuite le specie aliene. Una delle specie che si vedono meno rispetto a una cozza, o a un balano, o una lepade, sono le specie batteriche, per esempio. Possono, creandosi un piccolo biofilm su dei pezzetti di plastica, possono attaccarsi sul biofilm di queste plastiche, nuovamente girare insieme alle correnti del decennio. Quindi, come vi dicevo, gli effetti sono molteplici, a partire dalla distruzione dell'habitat, perché capite bene che se una prateria di Posidonia, che è la nursery del nostro mare, viene ricoperta di bottiglie di plastica, va in una galassia, si hanno diversi danni sugli ecosistemi, l'invasione delle specie aliene, come si diceva, chiedeva, vedete in questa slide per esempio questa boa che è completamente ricoperta da questi animali che si chiamano lepali. Se questa boa potrebbe venire da centinaia di migliaia di miglia lontano dal posto in cui sta. E tra gli effetti più visibili e anche più deleteri che la plastica può avere sugli animali è l'intrappolamento. Avete visto tantissime fotografie di uccelli intrappolati da pesche, tartarughe intrappolate, foche che hanno intorno al loro corpo delle lenze. Tutti questi effetti chiaramente hanno, tutte queste interazioni con la plastica hanno l'effetto di ridurre la capacità di sopravvivenza delle specie. Ma la plastica può essere anche ingerita, può essere anche ingerita volontariamente, ovviamente prendere tutte le pinze volontariamente dagli organismi marini perché la scambiano per la propria preda, ma può essere anche ingerita involontariamente attraverso la gestione di terre già contaminate.
problema è molto complesso, perché dai piccoli vertebrati fino ai grandi vertebrati marini si ha una distribuzione di specie che sono soggette a gerire la fase. E in ultimo, diciamo, l'effetto invisibile è quello del trasporto di sostanze tossiche. La plastica può trasportare sopra la sua superficie delle sostanze tossiche che assorbe dall'ambiente. Sappiamo, adesso stiamo parlando di plastica, ma quello che c'è in mare è una ben più complessa miscela di sostanze tossiche, oppure può rilasciare quei famosi composti additivi della plastica che vi dicevo prima servono a rendere la plastica elastica o trasparente o a dare delle caratteristiche ben precise, possono essere rilasciate e molte di queste sostanze, se è stato dimostrato, siano tossiche sia per l'uomo che per gli organismi. Quindi il problema, come capite, è complesso perché ha degli aspetti multipli nel causare rischi agli ecosistemi e agli organismi. E ho portato qui degli esempi di alcuni organismi che abbiamo analizzato nel nostro laboratorio. Per esempio, vedete qui dissezionando un tonno che nuotava nel mare della Sardegna, abbiamo trovato 7 pezzi di plastica nello stomaco. Per quanto riguarda la tartaruga marina Caretta Caretta, ci sono degli animali che sono stati trovati spiaggiati sulle coste toscane che avevano fino a più di 140 pezzi di plastica al loro interno, nel tratto gastrointestinale. E i grandi cetacei, il capodoglio, per esempio. Vi faccio un esempio di un esemplare spiaggiato in Sardegna che conteneva all'interno del suo tratto gastrointestinale ben 20 kg di plastica. Quindi sono dati che sono abbastanza allarmanti, ovviamente dobbiamo capire perché queste specie vanno a ingerire plastica e che effetti l'ingestione della plastica grande. Quello che lo abbiamo tentato di fare con una serie di progetti sia nazionali che internazionali, che però hanno avuto un focus proprio sulle nostre coste toscane e diciamo, sul tratto di Mar Mediterraneo. Sul quale viviamo. Uno è questo qui, che si chiama Plastic Buffer St. James, che si è concentrato proprio sulle aree marine protette della Toscana, sull'arcipelago toscano, sui santuari Pelagius. Ma insieme al Plastic Buffer St. James abbiamo sviluppato una serie di progetti, compreso il progetto che si chiama Pomo, che come area pelana ha avuto focus sulla Marina e che è capitanato da Legambiente. Come vi dicevo, molte delle nostre attività si sono sviluppate nell'arcipelago toscano, che come sapete è una ricchezza per tutti noi, è stato eletto riserva della biosfera, e abbiamo fatto una campagna della quale vi farò vedere un breve video, così che vi rendiate conto come si fa ricerca in mare e come quello che c'è nel nostro mare Mediterraneo. Abbiamo fatto appunto varie campagne, coinvolgendo tantissimi ricercatori, tantissime istituzioni, dalle istituzioni forze, dalle istituzioni italiane, francesi e così via, per cercare di ottenere una valutazione più completa possibile di ciò che è stato detto nel nostro mondo. Lascio la parola alle pagine.
Sono curioso però di sapere, sono temi che avete già affrontato. Bene, allora facciamo così. Cercate, voglio le domande, voglio che voi diciate il vostro parere, perché questo qui non è un incontro frontale dove si parla e qualcuno ascolta. Questo è un momento, l'università serve a questo, questo spazio serve a questo, serve a dialogare, ad aprire. Cosa che voglio chiedere a Cristina è quante occasioni di lavoro ci sono in quest'ambiente, in questo secondo te, in questo ambito? Quanti spazi, quante possibilità ci sono per loro? Perché noi continuiamo a cercare il lavoro ufficio. Invece si può stare in barca e lavorare, fare ricerca e essere molto più felici. Poi gli uffici, sapete, non ci sono più. Quindi sì, ci saranno sempre meno. Quindi aumentano gli spazi di questo tipo e diminuiscono quelli tradizionali. Prego, Cristina, il tuo parere su questo. C'è la possibilità, allora, ovviamente fare ricerca non è solo stare in barca, quella è la parte più bella, chiaramente. Però per arrivare a stare in barca bisogna fare tanti sacrifici, ma se la cultura ambientale cresce, cresceranno anche i finanziamenti rivolti alla tutela dell'ambiente. In più la plastica non è solo un problema ambientale, è un problema socio-economico, perché se noi andiamo sulla spiaggia e vediamo tanta spazzatura non ci piace. È un problema che va gestito nella gestione dei rifiuti, quindi è un'opportunità che ha tante sfaccettature. Magari non tutti i ragazzi che sono qui hanno una passione per la natura, quindi c'è chi più avrà passione per le lettere, chi più avrà passione per l'economia. Quindi la plastica sicuramente è un'opportunità, cioè capire come gestire la plastica e fare in modo che faccia meno danno all'ambiente possibile è sicuramente un Che di occupazione. di occupazione, penso di sì. Allora, qualcuno di voi sognerà la barca, Cristina ci dice che non si sta soltanto in barca, ma è un pezzo del lavoro. Esatto, è un pezzo Pezzo bello del lavoro. del lavoro. Ok, hai un altro filmato? Allora, io ho un'altra serie di informazioni che però a questo punto non vi darei, se sono andata lunga non vi darei, però vi vorrei far vedere un filmato. Un altro filmato che dura pochissimo, ma secondo me è molto empatico. Allora, eravamo arrivati a questo punto, quindi i nostri progetti si concentrano sia sull'arcipelago toscano che su un'area molto più grande, che è quella del santuario dei Cetacei, dove le vostre grosse tane sono immerse. Quindi probabilmente sapete tutti che nei nostri mari ci sono i mammiferi marini, ci sono le balene, ci sono i delfini, e quello che volevo farvi vedere per non annoiarvi ulteriormente, oltre, vi avevo riportato una serie di risultati su quello che si è trovato sulle spiagge toscane, vedete qui rappresentati i cotton fioc, ma vi volevo far vedere questo filmato che ritengo vi possa colpire un po' di più. Ed è questo. Come vedete, in questo filmato, che è stato fatto a una, direi, cinquantina di miglia dalla costa della Liguria, quindi vicino a noi, vedete una mamma di una balenottera comune con un piccolo. L'immagine è bellissima, ci apre il cuore, però tutti questi puntolini che vedete intorno, quando ci siamo avvicinati, questa immagine ovviamente è stata fatta con un drone, erano tutti pezzetti di plastica. Quindi, sebbene sia un evento rarissimo e bellissimo per i nostri mari, vedere una mamma di balena con il proprio cucciolo,
Dobbiamo però tenere in mente che questi animali meravigliosi stanno nuotando in un mare dove c'è la plastica. Con questo messaggio vi lascio. Grazie. Grazie per il racconto. Abbiamo una studentessa che voleva fare una domanda prima, passate il microfono. Vuole dire la sua opinione. Come ti chiami? Samantha, Samantha. non volevo fare nessuna domanda, volevo soltanto dire la mia opinione per quanto poco possa valere, ma sono comunque una studentessa, quindi una Vale. persona giovane che Vale la tua vedevo. opinione. Vale molto. Il signore che aveva parlato prima aveva detto che appunto le famiglie o comunque la società in generale ci insegnano a rispettare l'ambiente e a non inquinare. Questo non è assolutamente vero, perché la società stessa inquina, creando con le multinazionali, tramite le multinazionali, il 70% dell'inquinamento, che è una parte incredibile, una frazione incredibile, impensabile. E questo viene fatto per il semplice fatto che viviamo in una società capitalistica. La società non ci insegna a non inquinare, o perlomeno lo fa, ma così potrebbe soltanto continuare con le sue Tu multinazionali. dici che c'è un livello di incongruenza tra quello che viene detto e quello che viene fatto e quello che stai dicendo? Sì, è proprio ipocrita come Incongruenza. società e contiene dentro di sé i semi della propria distruzione. Riferito sempre a quanto detto in precedenza, noi non dobbiamo preservare l'ambiente per poter, come comune, guadagnare ancora di più, la classe della piccola borghesia tramite il turismo. L'ambiente va preservato perché questo è l'unico mondo che c'è e non ce ne sono altri. Perché la speranza della lotta di classe è ancora viva e non ci sono altre alternative in una situazione del genere. Il capitalismo crollerà inevitabilmente. Grazie. Grazie. Allora, Samantha, grazie dell'intervento e dell'energia che metti nelle tue parole. E quindi questa è la testimonianza che questo è un buon punto per parlare, un buon punto di incontro e di confronto. Grazie, grazie. Bene, adesso. Altro pezzo interessantissimo che si chiama Fish or Fish. Rebecca, buongiorno, Rebecca Ponte. Sì, Rebecca è del Dipartimento delle Biotecnologie, giusto? Chimica e Farmacia dell'Università di Siena. Prego. Applauso. Buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. Ed io vi presenterò oggi un progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea e che è coordinato da me, dall'Università di Siena, proprio che riguarda appunto la produzione di una bioplastica, cioè di un materiale che in alternativa potrebbe sostituire le plastiche convenzionali, le plastiche di origine fossile mostrate e i danni appunto che provocano mostrate dalla collega prima di me. È così importante il discorso, anche l'impatto delle plastiche sul mare, che la prossima settimana appunto sarò a Ravenna a presentare sempre questo progetto nell'ambito di un'iniziativa della Comunità Europea che si chiama proprio European Maritime Day. Quindi è un evento, diciamo, che in questo caso è organizzato da Grosseto, ma che in generale è un aspetto sicuramente a cui la Comunità Europea è estremamente attenta. Io sono una docente di chimica fisica, quindi l'approccio e la mia presentazione avrà un taglio un po' diverso rispetto ai dati presentati precedentemente.
Infatti vorrei proprio partire mostrandovi, diciamo, quello che è un po' il fiore all'occhiello italiano, in quanto Giulio Natta ha conseguito nel 1963, fu insignito insieme a Carl Ziegler, che aveva sviluppato appunto il catalizzatore, ora vi non entro nei dettagli, proprio per la sintesi del polipropilene, cioè delle plastiche di origine fossile. Quindi le plastiche, quindi l'invenzione della plastica risale al 1960, intorno a quegli anni, e le persone un po' anzianotte come me si ricorderanno della pubblicità del comico Gino Bramieri che diceva "emu emu emu ble", perché le plastiche nel boom economico degli anni 60 hanno avuto una diffusione enorme, visto anche il fatto che si ritrovano ancora nell'ambiente, ma nello stesso tempo ci hanno garantito dei livelli di vita ottimali. Basta pensare all'impiego delle plastiche nel biomedicale, quindi alla possibilità dell'utilizzo, per esempio, di siringhe monouso e quant'altro. Quindi volevo in un primo momento iniziare appunto facendovi vedere non solo gli aspetti negativi, ma anche quelli positivi delle plastiche, però adesso è arrivato il momento in cui il modello proposto, sviluppato, non è più sostenibile, quindi dobbiamo cambiare. Quindi, prima di presentarvi quello che facciamo nel mio gruppo all'interno del progetto, vorrei fare un discorso per quanto riguarda le bioplastiche, perché è un argomento sufficientemente nuovo, ma forse ancora poco conosciuto, perché quando si utilizza il suffisso bio si pensa che il problema sia risolto, ma in realtà non è così. Quindi, in analogia a quello fatto vedere precedentemente, voi vedete che sostanzialmente l'inizio, l'introduzione sul mercato delle plastiche risale agli anni 60. Da questo schema è facilmente visibile come da 60 anni a questa parte la quantità di plastiche utilizzate è enormemente aumentata. Quindi sono 400 milioni di tonnellate, Al 2020, milioni di milioni di tonnellate. tonnellate, vabbè, comunque basta pensare all'utilizzo di una bottiglina di plastica che viene utilizzata pochi minuti, che poi, se non conferita correttamente nel differenziato, rimane nell'ambiente milioni di anni. Non mi ricordo quanto ha fatto vedere la collega, ma insomma, non, quello che volevo dire, la bottiglietta di plastica non si biodegrad non si degraderà mai, ma si sfilaccerà, si frammenterà in frammenti così piccoli, non solo micrometrici, ma anche nanometrici, che respiriamo quotidianamente anche, perché sono particelle delle dimensioni di 10 a meno 9 metri, invisibili all'occhio umano, ma che si ritrovano nel ciclo alimentare, perché si ritrovano nei pesci. Quindi non solo le plastiche visibili, ma anche quelle non visibili. Le respiriamo anche noi, anche senza Certo, passare dal pesce, insomma. avevo una diapositiva, peraltro non ho portato, che diceva quante sono le quantità di nanoparticelle di plastica che respiriamo quotidianamente nell'aria e che anche rimangiamo perché rientrano nel ciclo alimentare. Quindi il problema è estremamente importante. Sempre per quanto riguarda le plastiche di origine fossile e per ricondurre questi aspetti alla vita quotidiana, voi vedete che le plastiche si caratterizzano in base alla loro composizione e in base a dei numeri. Se qualcuno di voi ha una bottiglietta di plastica e guarda sul fondo della bottiglietta, troverà un simbolo di questo tipo, dove l'uno appunto sta per polietilene terephthalato. Questo è il materiale con cui è fatta la bottiglietta di plastica. Il tappo di solito invece è costituito da high density polietilene, cioè sono tutte, se andate, e questo vi suggerisco anche come consumatori consapevoli, quando andate al supermercato potete vedere di cosa è fatto il contenitore degli alimenti che comprate, basta andare a vedere le sigle
che sono riportate sul fondo della confezione. Quindi, e qui chiaramente ho riportato anche io le isole di plastica, e però, come ci ha detto la collega, non sono vere e proprie isole, sostanzialmente degli ammassi. Vedete anche che, per esempio, quando trovate sul vostro contenitore il simbolo 7, vuol dire che è una plastica che contiene del bisfenolo, che è un composto chimico estremamente dannoso, anzi cancerogeno. Quindi qui ho elencato alcuni dei danni correlati all'uso delle plastiche, quindi la diminuzione delle risorse, global warming e quant'altro. Però a questo punto dobbiamo trovare delle alternative che siano appunto compatibili, come ci ha giustamente ricordato la studentessa. Noi abbiamo solo questo pianeta, quindi è chiaro che dovremmo conservarlo, non tanto per conservare il pianeta in sé, ma quantomeno per conservare la vita degli umani su questo. Quindi dobbiamo trovare delle alternative. In questo ci aiuta anche la legislazione europea, in quanto voi sapete che in Italia è stata applicata una direttiva della Comunità Europea che è entrata in vigore dal 14 gennaio del 2022 e che vieta l'uso di plastiche monouso. Dal 2030 tutte le plastiche che si troveranno in commercio dovranno essere di origine rinnovabile, cioè da materiale rinnovabile, oppure da riciclo. Qui siamo a Grosseto, si parla di mare. Per esempio, uno dei problemi grossi dell'inquinamento del mare è correlato alle reti da pesca, e spesso vengono rilasciate sui fondali marini. Ecco, ci sono dei progetti, per esempio, che prevedono il recupero di queste reti da pesca e la possibilità di rifare delle reti da pesca utilizzando appunto il materiale di partenza. Quindi questo, per esempio, è un esempio di riciclo di rifiuti che si trovano in mare. Tende a ridurre per 400 milioni di tonnellate, se si riusa quella già prodotta. Certo, e questo ovviamente rientra anche nell'ambito del quanto sia importante il nostro ruolo anche per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti in maniera corretta, perché se le plastiche vengono, per esempio per quanto riguarda la carta, ormai si parla di boschi cittadini, diciamo, perché quasi tutta la carta è da riciclo, lo stesso per quanto riguarda la plastica. Se noi conferiamo correttamente la plastica, questa può essere utilizzata per rifare, per esempio, nuove bottiglie, anche se deve essere sempre aggiunto un po' di materiale vergine, perché non si riesce a riavere le prestazioni, diciamo, richieste. Bene, quali sono adesso le alternative che noi possiamo utilizzare per andare a sostituire la plastica? Ho detto che spesso si parla in maniera generica di bioplastiche, ma quando si parla di bioplastiche si apre un mondo, perché noi possiamo parlare di bioplastiche quando il materiale di partenza non è di origine fossile, e vi farò vedere, ma alla fine si ottiene una plastica e poi si comporta in maniera analoga alle plastiche di origine fossile, oppure quando si parla di bioplastiche, più precisamente si dovrebbe parlare di biocompositi, cioè di prodotti in cui si parte da materiali rinnovabili, che può essere amido, lignina oppure il chitosano, che è il materiale che utilizziamo noi per la nostra bioplastica. Sempre facendo riferimento all'intervento precedente, noi vogliamo, allora, le plastiche di origine fossile hanno delle performance eccezionali perché sono elastiche, perché possono contenere cibi in maniera sicura, perché non ci sono effetti di migrazione. E quindi affinché delle alternative siano accettate dai consumatori, è chiaro che dobbiamo avere delle performance che sono più o meno comparabili, tenendo conto che nel caso delle plastiche si parla di materiale termosensibili, diciamo. Nel caso dei biocompositi dobbiamo aggiungere altri componenti, fertilizzanti e quant'altro, per cercare di arrivare ad avere delle prestazioni analoghe a quelle delle plastiche. Quindi il problema è un po' più complesso.
Va bene, qui ho introdotto alcuni concetti per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, correlato alle bioplastiche e anche quello della biodegradazione, cioè la possibilità che questi materiali vengano completamente degradati e l'ottimale sarebbe arrivare ad avere CO2 e acqua, quindi la completa mineralizzazione. Qui ho riportato alcuni esempi di bioplastiche, come vedete, e poi vi farò vedere proprio l'esempio del PLA o acido polilattico, che attualmente è la bioplastica e si trova più in commercio, che è sia di origine bio-based che biodegradabile. Però, come vedete, tutto il termine di bioplastiche, qui sono riportati solo alcuni esempi in cui si parla di plastiche biodegradabili o bio-based. Ma il problema dell'acido polilattico, e questo, con questo appunto come esempio magari chiudo, adesso se voi andate al supermercato, quello in cui mi servo io, le fragole le trovate confezionate in dei contenitori trasparenti, quindi da plastica, ciò è plastica. Se voi girate il contenitore sotto vedete scritto PLA e si parla di quindi acido polilattico. Questa è una bioplastica, grandi multinazionali stanno investendo tantissimo nella produzione di questo materiale come alternativa alle plastiche di origine fossile. L'acido polilattico si ottiene dal mais, come vedete qui, dall'amido del mais, dal mais si ottiene l'amido, per via fermentativa si ottiene l'acido lattico e poi per un processo di polimerizzazione si arriva all'acido polilattico, con cui attualmente vengono prodotti molti oggetti. L'acido polilattico è considerato una bioplastica, ma l'acido polilattico si degrada, e qui è riportato per esempio, si considera una bioplastica biodegradabile, ma è biodegradabile solo se viene conferita nell'organio, cioè si degrada solo a temperature superiori a 60 gradi e quindi in compostatori industriali. Quindi quando voi comprate la vaschetta non la potete conferire con la plastica perché impedisce il riciclo della plastica, deve essere conferita con l'organo. Ecco perché dico che è importante anche il nostro ruolo. Questa è proprio la difficoltà, almeno quella che trovo io. Quando, non so se voi fate la raccolta differenziata, la fate in casa? Sì, perché è difficilissimo. Appunto. È difficile fare le scelte. Io a volte guardo le confezioni, capisco questo è sporco, va bene o non va bene, carta sporca sì, plastica pulita no, è difficile. È vero, è difficile, però appunto questa confezione non può essere conferita con la plastica, deve essere conferita nell'organico, se non avete organico la dovete buttare nell'indifferenziato. Qual è il problema? È che qui si parla di mare. Se accidentalmente questa vaschetta va nel fiume oppure arriva al mare, si degrada solo il 5% perché il comportamento è analogo a quello delle plastiche fossili, perché la temperatura dell'acqua è tale, è bassa e quindi la vaschetta non si degrada. Quindi si parla di bioplastica, si parla di un qualcosa che è alternativo alle plastiche di origine fossile, ma che in ogni caso, sì, è vero, l'impronta per quanto riguarda il footprint della CO2 e quant'altro è minore perché si parte da un materiale di origine naturale, anche se anche qui ci sarebbe da discutere perché parlando di amido si entra in conflitto con il food, ma insomma il discorso è ampio perché quando si parla di queste cose ovviamente è importante non solo l'aspetto ambientale ma anche l'aspetto economico e l'aspetto sociale che sono sempre tutti e tre correlati. Bene, quindi qui, come vedete, queste plastiche, vedete, bioplastiche sono suddivise rispetto agli ambienti in cui vengono degradate. L'acido polilattico quindi solo in compostatori industriali. Faccio un altro esempio, poi mi fermo. Ancora nel supermercato trovate le buste che non sono di plastica, ma sono praticamente a base di amido. Queste sono dei biocompositi perché lì c'è amido, plasticizzanti e quant'altro. Se vengono anche queste non conferite correttamente, vanno a finire in mare, ci rimangono. Sì, bene. Bene, a questo punto, va bene, qui c'è il vantaggio delle bioplastiche. Vorrei brevemente, forse ho parlato anche troppo, vi introduco il mio progetto.
È un progetto che si inserisce in un ambito di economia circolare, cioè si parte dai rifiuti, dai gamberetti sostanzialmente. I gamberetti, la parte edibile rappresenta solo il 35%, il resto è tutto scarto, tutto materiale viene buttato, ma che è un materiale estremamente importante per quanto riguarda componenti che lo costituiscono. Quindi il modello economico dell'economia lineare in cui si produceva, si consumava e si buttava non è più sostenibile per la nostra vita futura, per il nostro ambiente, per noi stessi. Dobbiamo pensare in maniera circolare e quando viene prodotto un oggetto, dobbiamo avere già in mente l'eco-design del prodotto in modo tale da considerare anche il fine vita, perché appunto dobbiamo parlare, eventualmente partire da scarti per ottenere qualcosa che poi non rilascia rifiuti nell'ambiente. Il processo ideale è un processo a zero rifiuti. Bene. Quindi, come ho detto, il mio progetto si inserisce nell'ambito dell'utilizzo di scarti di crostacei, quindi gamberetti, gamberi, granchi o quant'altro, nella nostra parte del mondo questo problema, consumiamo meno gamberetti, diciamo, rispetto ai paesi asiatici o quant'altro che hanno grandi impianti di acquacultura, per esempio, che producono grandi quantità di questi crostacei per la loro alimentazione e quindi tanto scarto. Che cosa contiene? Quindi vi suggerirei, ragazzi, quando mangiate un gamberetto, di guardarlo con un occhio un po' più interessante, perché quello è un materiale veramente importante. Lo scarto, non tanto per questo. Perché, per esempio, nell'esoscheletro del gamberetto sono contenute proteine, le quali proteine possono essere utilizzate per esempio per impianti di acquacultura, se recuperate. Contengono carbonato di calcio, il carbonato di calcio può essere utilizzato nell'industria farmaceutica, per esempio per la produzione di pillole. Contiene l'astaxantina, che è il pigmento che dà il colore rosa ai gamberetti, è un pigmento, è un nutraceutico che ha dei tanti ossidanti molto, molto importanti, e poi la chitina. La chitina è un polimero, uno tra i polimeri naturali più abbondanti in natura, perché è contenuto nei crostacei, ma anche negli insetti oppure nei funghi. La chitina è un polimero, perché quando si parla di polimero ovviamente si intende delle monomeri, cioè un'unica unità ripetuta infinite volte. E questo polimero è insolubile in acqua, si chiama chitina, ma se io gli tolgo questo frammento qui, che da un punto di vista chimico si chiama acetile, se io faccio una deacetilazione di questo materiale, ottengo il chitosano, che rappresenta la forma solubile. Il chitosano lo trovate in commercio come nutraceutico, come vedete ha tante proprietà interessanti. E noi lo abbiamo utilizzato per fare una bioplastica. La plastica, e quindi il biocomposito che stiamo andando a costruire noi, si parla di un packaging attivo perché i componenti come il chitosano hanno proprietà antimicrobiche e antiossidanti, quindi potenzialmente i cibi. Quindi il progetto si chiama Fish for Fish perché il materiale deriva dal pesce, ma si produce un packaging per confezionare il pesce, quindi aumentare il tempo di vita del pesce pescato, e quindi poi, una volta utilizzato, questo materiale biodegradabile e compostabile può andare a fare un compost di qualità, perché il polimero contiene azoto e quindi ha proprietà fertilizzanti che aumentano anche le proprietà crescita delle piante e proteggono le piante stesse. Anche io ho un piccolo video che illustra brevemente il progetto e che poi magari vi descriverò più in dettaglio. Have you ever thrown away a pre-packed fresh fish because of its short shelf life? There's a lot of fish food being wasted every day. At the same time, it produces lots of plastic packaging waste. This not only contributes to the plastic litter problem and climate change, but also is unsustainable and non-conservative use of marine resources itself. What if we can use the wasted fish food to tackle the above problems?
The Fish for Fish project aims to produce innovative, active, and sustainable packaging material based on cyanolytic derivatives using marine biomass wastes and lignin nanoparticles functionalized with chitoligosaccharides, which confer antioxidant, antimicrobial, UV shielding, and improved mechanical properties. Applying such packaging not only helps to avoid the use of plastics, it also helps to tackle microbial spoilage to enhance fish shelf life. And once a package is wasted, it is biodegradable and compostable, and it is active as fertilizer and microbial preservatives for plants. This will also turn the fish processing industry into an environmentally friendly bio-based model of circular economy and blue economy. Plus, it will bring a bunch of economic advantages too. Per la produzione del packaging abbiamo ancora degli scarti, viene ancora frammentato perché i frammenti hanno un'attività antimicrobica superiore rispetto al polimero stesso, non entro in dettaglio. E poi abbiamo delle scarti, ottenute da scarti che ci permettono le proprietà meccaniche del base. Come ho detto, quando si parla in questo caso di chitosano non è una proprietà non è estensibile come la plastica, quindi dobbiamo aggiungere altri componenti per aumentare le proprietà meccaniche e quant'altro. E questo praticamente alla fine otteniamo un packaging che ha tutte queste interessanti proprietà, perché va incontro a tutte le normative sulle vasche per quanto riguarda gli oceani, i mari, perché contribuisce anche alla qualità del suolo, quanto ho detto che una volta a fine vita può avere un compost di qualità. E queste sono le nostre vaschette con i vari che ovviamente la nostra azienda ha fatto questa vaschetta con questa forma, ma possono essere anche fatti da contenitori diversi. Prima di tutto si ottiene il pellet, questi pellet che poi possono essere termoformati in vario modo per ottenere diversi prodotti. Il progetto praticamente era un progetto di 3 anni, siamo nell'ultima fase, il progetto terminerà a ottobre, quindi siamo proprio nella fase di prototipizzazione e poi determinazione appunto di tutte le tabellate per quanto riguarda poi l'ottenimento dei label. Questo ancora è il team, abbiamo vari i nostri social e vari tipi di plastiche che possono essere ottenute appunto variando i vari continenti. In questo finito. Grazie. Allora, quello che ricavo io è quanto è importante la conoscenza universitaria, la conoscenza sociale, la conoscenza dell'ambiente, perché noi facciamo la differenza. Quindi ascoltare queste parole, insomma, ci coinvolge attivamente. Vorrei proprio aggiungere 2 parole. Il consumatore, noi stessi facciamo la differenza, perché le nostre abitudini, il nostro modo di agire correttamente, anche insisto molto da questo fatto della differenziata, del riferimento in maniera corretta dei rifiuti. Qui abbiamo anche i ragazzi giovani che sono anche molto più sensibili per questo aspetto, rispetto a fare una raccolta differenziata corretta, permette anche poi di poter utilizzare consumatore lo stesso, fa la sua parte anche nel momento dell'acquisto, perché quando si parla di bioplastiche
Non vi nascondo che il costo della vaschetta ha un prezzo un po' superiore rispetto a quello delle materiali fossili, perché le plastiche di origine fossile hanno dei costi estremamente ridotti, visibili, che non sono paragonabili. Quindi anche il consumatore, consumando, acquistando un prodotto, fa delle scelte di tipo politico e indirizza in questa maniera non solo la ricerca, ma anche poi anche le scelte. Grazie ancora. Grazie. Adesso abbiamo un altro intervento interessante che parla di pesca sostenibile e ce ne parla Ilaria Ceciarini, sì. Poi. Volevo mettere qui. Volevo mettere lì per vedere. Vuoi che qualcuno ti azioni le slide? Però sta in piedi, mi sentono in piedi. Puoi parlare. Così riesco a vedere. Vede? Si vede? Sono momenti per i relatori. Ecco. Si vede? Mi sentite? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Facciamo accomodare. Grazie. Ok. Ci siamo. Ilaria, prego. Allora, buongiorno a tutti. Intanto mi voglio mettere in piedi così vi vedo a tutti, spero mi sentiate. E sono molto contenta di essere qui perché sono una grossetana doc e mi sento molto vicina a voi perché ho fatto anch'io la Pascoli e ho fatto anch'io la sezione E e ho avuto anch'io la professoressa Roggi. Quindi... E spero che stamani vi faccia divertire per... Buongiorno. Spero che vi possa, insomma, interessare quello che vi dirò perché vi farò scoprire che il mare si può amare da tanti punti di vista, dal punto di vista di un delfino, ma anche dal punto di vista di un pescatore. Intanto, ecco, quando è comparso l'uomo sulla terra, lo sapete? All'incirca si stima 250.000 anni fa, però la vita della Terra è molto più lunga. E se noi mettessimo su un orologio di 24 ore tutte le ere geologiche, scopriremmo che l'uomo è comparso soltanto poco più gli ultimi 2 minuti alla mezzanotte. E pensate, fischia un po', e pensate, in questo minuto è riuscito a lasciare un'impronta che viene definita un'impronta originale da questo professore Guido Chelazzi, nella quale proprio descrive come l'uomo, sin dalle prime civiltà, dal Neolitico, è riuscito a lasciare un'impronta su questa terra, soprattutto quando poi è migrato, ha cambiato la sua vita dall'essere nomade all'essere sedentario, soprattutto praticando l'agricoltura, andando a conquistare diverse nicchie trofiche. Pensate ai vostri genitori, no? Che cosa vuol dire nicchia trofica? Quante tipologie di lavori fanno? Tantissime, diverse. Ecco, questo vuol dire conquistare diverse nicchie trofiche all'interno di una società come la nostra. Questa impronta, però, nel tempo è diventata un'impronta ecologica, che viene definita proprio come un indicatore che ci riesce a misurare quanto l'uomo impatta sulla nostra terra. Ha proprio un valore scientifico. E ci dà un'idea di quanto noi consumiamo le risorse e quanto la terra necessita per riassorbire i rifiuti che noi produciamo. Questa impronta
viene proprio calcolata, appunto. E se noi guardiamo nel 1961, la nostra impronta riusciva a rientrare dentro la superficie della Terra. Guardate però nel 2020, l'impronta dell'uomo esce dalla superficie terrestre. È così grande come un'impronta di un gigante che si dice proprio che tutta la capacità della Terra e degli ecosistemi che servono che serve per produrre materia biologica e per riassorbire i rifiuti va a prendere a mangiare proprio un po' di quella terra delle generazioni future. Quindi noi stiamo sovrasfruttando il nostro pianeta e andiamo a richiedere tutta la capacità della terra alle generazioni future. E infatti, se guardiamo una panoramica di tutti i paesi, all'Italia servirebbero 4 Italie e mezzo per rispondere a tutte le nostre esigenze. Infatti viene istituito un giorno che è l'Overshoot Day, cioè il giorno del sovrasfruttamento della terra, dove sappiamo che in quell'anno la terra non è più in grado di produrre le risorse che ci servono e di riassorbire i rifiuti. E andiamo quindi, appunto, come vi dicevo, a richiedere tutta quella terra che servirebbe appunto alle generazioni future. Guardiamo nel 2021. Il giorno è stato istituito nel 29 luglio del 2021. Per l'Italia, in realtà, risale a maggio. Quindi, in Italia, a maggio del 2020, il 20 maggio del 2021, ha finito tutte le risorse necessarie per poter rispondere a tutte le nostre attività. Non so se è chiaro questo giorno, no? In questo giorno noi finiamo andiamo a richiedere alla Terra tutte delle risorse che serviranno alle future generazioni. E infatti Bruno Sebastiani definisce che l'essere umano è l'unico organismo vivente a essere il vero cancro del pianeta, cioè noi agiamo proprio come delle cellule impazzite di un tessuto tumorale, senza renderci conto che stiamo distruggendo non solo tutto quello che ci circonda, ma mettiamo a rischio e a repentaglio anche la nostra. Il nostro stato di conservazione. E guardiamo un po' alcune delle attività che pratica l'uomo e che possono compromettere lo stato della terra. Alcune l'hanno dette le mie colleghe, che possono essere la produzione di plastica e il problema dei rifiuti. Ma ad esempio, noi riversiamo nel mare milioni di tonnellate all'anno di petrolio in tutto il pianeta. Oppure un altro impatto antropico è la massificazione massiccia. Pensiamo a quanto la cementificazione possa disturbare in un certo senso la naturalezza della nostra terra. E poi questa cosa ci interessa anche a noi in particolar modo, soprattutto oggi, le nostre 7.500 km di coste italiane sono ampiamente disturbate dalla nostra presenza, in un certo senso in modo positivo perché portano chiaramente turismo, ma dall'altro senso creano sicuramente un disturbo all'ambiente naturale. Pensate una tartaruga che vuole deporre un nido. Delle volte non c'è spazio neanche per noi per mettere un telo, figuriamoci a una tartaruga che vuole arrivare sulla spiaggia per deporre le proprie uova e non riesce a farlo proprio perché le coste sono ampiamente vissute. E poi appunto la risorsa alieutica, e cos'è la risorsa alieutica? La risorsa biologica che ha fini commerciali. E quindi noi abbiamo sfruttato il 31% degli stock ittici sopra il livello di sostenibilità. Quindi se osserviamo tutte le specie viventi, sia vegetali che animali, vediamo che l'uomo ha messo a repentaglio il 28% di queste. E tra le varie classi del filum degli animali, ma anche per quanto riguarda le piante, vi è sempre come causa principale quella delle attività antropiche. Ma andiamo nel cuore della nostra chiacchierata, che è il mare, no? Pensiamo alla nostra terra, 3 quarti del nostro pianeta è coperto dalle acque degli oceani e proprio questo ambiente, l'oceano, i mari, accolgono e ospitano l'80% della biodiversità. L'uomo quindi, sin dalle prime civiltà, ha sfruttato questo ambiente
proprio per il proprio sostentamento. Pensiamo alla pesca, uno dei più antichi mestieri. Se andiamo a vedere a Pompei o in Grecia, ci sono sempre gli affreschi con gli uomini nelle barche. Quindi l'attività di pesca è un'attività molto antica nelle civiltà dell'uomo. E questo però, quando si è trasformato da una pesca artigianale a una pesca industriale, ha creato un impatto importante in quanto negli ultimi 15 anni abbiamo ridotto dell'80% la biomassa dei nostri stocchi ittici. E infatti la professoressa quando parla, quando fa i suoi interventi, cita sempre il proprio anno di nascita, no? Che è nel 1965. La Terra in quell'anno era popolata da 3 miliardi e 7 di persone. Io ieri, per curiosità, sapendo che venivo a parlare a voi, sono andata a vedere il mio anno di nascita da quanti abitanti era popolato, 5 miliardi e 7. E poi ho visto ieri la popolazione mondiale, 7 miliardi e 9. Questi numeri ve li ho detti perché in questi anni il consumo pro capite appunto di pesce, quindi della risorsa ittica, è aumentato esponenzialmente proprio con l'aumento della popolazione. Non solo per questo motivo, ma anche per le nostre abitudini che sono cambiate. Pensate a Grosseto, a tutte le pocherie che si sono aperte negli ultimi 2 mesi. Consumo di pesce pro capite elevato, aumento della popolazione, quindi una richiesta, che aumenta sempre di più. Infatti, nel 1961 il consumo pro capite era di 9 kg annui, nel 2017 di 20 kg all'anno. Questo soprattutto perché, appunto, come vi dicevo, la pesca si è sempre più specializzata in una tipologia di pesca intensiva, industriale, andando quindi a diminuire quella che era una pesca artigianale che rispettava i cicli biologici degli stock ittici. E pensate, nel Mediterraneo e nel Mar Nero, appunto, l'85% degli stock dimostrano, l'85 stock ittici dimostrano l'88% del sovrasfruttamento. Ma se paragonati alla diminuzione della flotta dell'Unione Europea, questo è sorprendente perché la flotta è ridotta dello 0,4%, che sembra un numero molto piccolo. Il sovrasfruttamento degli stock ittici è sorprendente. Questo proprio perché vi dicevo che si è specializzata sempre di più andando a focalizzarsi su una pesca intensiva rivolta soprattutto a pesci come tonno, alla lunga, verdesca e quindi gli stock sono compromessi. Proprio per questo si parla di overfishing. Che cosa vuol dire overfishing? L'avete mai sentito? Sovrasfruttamento, sovrappesca, cioè non vengono rispettati i cicli biologici degli stock ittici. Vuol dire che una risorsa viene prelevata prima del tempo che questa risorsa riesca a riprodursi. Questo chiaramente non diamo modo agli stock ittici di rigenerarsi, no? E quali sono i metodi? Ora faccio una carrellata sui metodi di pesca che vengono praticati per lo più nel Mediterraneo. Il primo è il palangaro. Avete mai visto un palangaro? Ah, che cos'è un palangaro? Ok, il palangaro è una lunga lenza, quindi immaginatevi un lungo filo di plastica a cui sono attaccati tanti ami. Possono essere centinaia di ami, migliaia di ami, a seconda di chiaramente del peschereccio che viene utilizzato. Questi ami hanno in fondo un'esca che chiaramente richiama il pesce. Possono essere però dannosi per diverse specie non target della pesca, quindi non solo il pesce che va a mangiare l'esca nel palangaro rimane catturato e il pescatore è contento, ma anche specie non target possono rimanerci impigliati ed è questo un problema che viene definito appunto cattura accidentale di specie non target, come il bycatch, che coinvolge per lo più le tartarughe marine e anche alcune specie di squali con un elevato stato di. Cioè, si fermano le scarpe quindi c'è Specie non target significa appunto che non sono specie che il pescatore vuole pescare, come può essere che posso dire un gronco, una murena o un pesce serra, ma appunto una tartaruga,
che rimane accidentalmente impigliata con la bocca all'amo e quindi poi muore accidentalmente perché, essendo polmonata, deve tornare in superficie per respirare e muore per annegamento. E quindi ecco, poi formiamo i pescatori per come rilasciare le tartarughe impigliate in caso le trovassero vive, chiaramente non devono tirare come se fosse appunto un pesce, ma devono tagliare l'esca così che possano continuare a nuotare. Quindi questo è un metodo di pesca. Poi quella più praticata nel Mar Mediterraneo è quella con le reti d'apposta. Che cosa vuol dire? Sono delle reti fisse messe nella colonna d'acqua. I pesci nuotano tranquillamente nel loro mare e rimangono intrappolati nella rete. Più è larga la maglia, più pesci sono da prendere sono grandi, più è piccola la maglia, più vengono pescati pesci piccoli. Queste reti purtroppo sono, diciamo, colpiscono maggiormente i cetacei ed è questo poi il progetto di cui vi parlerò, perché appunto i cetacei, soprattutto la specie del turzio, perché è molto intelligente, va a predare il pesce nelle reti e delle volte rimane impigliato, morendo anche il delfino accidentalmente, perché non riesce a tornare in superficie a respirare. Altro metodo che vi diceva l'assessore prima è quello della pesca a strascico. Purtroppo è quello che ha devastato maggiormente i nostri fondali. Pensate, nell'Adriatico vi è un metodo di pesca definito rapido, che addirittura quasi è come se fosse un aratro nel fondale marino e quindi devasta in modo significativo i nostri fondali. Pensate che i cetacei sono tra le classi maggiormente colpite dall'attività di pesca. Ogni anno nel mondo muoiono 300.000 cetacei, ma quelle che sono anche coinvolte sono le tartarughe. C'è questo biologo Paolo Casale che ha stimato addirittura 44.000 decessi di tartarughe morte accidentalmente nelle reti nel Mar Mediterraneo. Ma sembrano dati che rattristano e che ci rendono un po', ci mettono un po' in difficoltà perché non sappiamo noi come possiamo fare. In realtà, proprio questo progetto, di cui vi parlerò a breve, è volto proprio a cercare di creare una pesca sostenibile che possa, che cosa vuol dire sostenibile? Possa unire in modo armonico l'ecologia, quindi la tutela del mare, dei cetacei, delle tartarughe, degli squali, possa essere a favore dei pescatori, di tutte le attività che gravitano intorno al mondo della pesca e quindi dare guardare l'aspetto economico del mondo della pesca, ma anche sensibilizzare tutti voi, il grande pubblico, a sentirsi coinvolto e protagonista principale della conservazione del mare. Conosciamo meglio i cetacei. Che cosa sapete dei cetacei? Mammiferi marini, esatto. Esatto, devono saltare sopra le onde per respirare perché non hanno le branchie, sono mammiferi, quindi hanno i polmoni. Poi? Ci sono nel Mar Mediterraneo? Ci sono nell'arcipelago toscano? Ve l'ha detto prima la mia collega, no? Sì, hanno delle dimensioni, si dice infatti megafauna, hanno delle dimensioni abbastanza grandi. Pensate alla balenottera comune, che è il secondo animale al mondo per dimensioni dopo la balenottera azzurra. E c'è nel nostro mare, la vediamo. Poche settimane fa i miei colleghi sono andati all'Elba e hanno proprio visto una balenottera comune. Poi, ve lo dico io, nel nostro mare ci sono 8 specie regolari, un misticete, come vi diceva prima la dottoressa Cristina Panti ha dei fanoni, quindi non ha i denti, non ha una dentizione come quella degli odontoceti, ma ha dei fanoni, cioè delle spazzole che filtrano l'acqua per trattenere tutte quelle microparticelle, plancton, fitoplancton, per nutrirsi. E poi ci sono 7 specie di odontoceti, tra cui il grande capodoglio, ma quelle che ci interessano più oggi sono il turziope e la stenella. E quasi tutti voi, se avete fatto
una traversata verso l'isola d'Elba, al Giglio, avete visto. Il Torsiope è Sono quello. curioso, ma qualcuno li ha visti? È capitato? Sì, c'è Dove qualcuno. Che l'ho visto una volta solo. Sì, l'avete visti? Non mi dite a Genova, all'acquario di Genova. Esatto. Quindi quelli saranno sicuramente dei turziopi, cioè delle specie molto costiere che vivono in prossimità della costa, facilmente avvistabili. Una balena, bello. Quindi ecco, vedete, queste due specie sono quelle che maggiormente possono essere viste. La stenella abita ambienti più pelagici, quindi più lontano dalla costa, e vive più in grandi gruppi, mentre il turziope lo possiamo vedere tranquillamente fuori da Talamone. L'anno scorso andavo col gommone a fare immersioni perché sono una subacquea, e fuori da Talamone a 50 metri dalla costa c'erano proprio questi gruppi di turziopi che saltavano e giocavano. Purtroppo però sono molto belle da vedere, ma spesso noi lavoriamo anche nel recupero dei cetacei spiaggiati, che come vedete spesso le troviamo con gli effetti dannosi della pesca. Vedete attorcigliato nell'attrezzo in un tramaglio, questo appunto spiaggiato, e lo stomaco era pieno di lenze e di brandelli di rete nel tratto grasso-intestinale. È per l'appunto da qui che nasce Life Delphi. Life perché è finanziato da progetti europei, Life, da fondi europei Life, e Delphi perché è l'acronimo che sta per Dolphin Experience Lowering Fishing Interactions. Che cosa vuol dire? È volto a minimizzare le interazioni tra i pescatori e i delfini. E voi direte, che cosa vuol dire interazioni? Un po' ve l'ho accennato prima. Allora, nel mare vive il delfino, ma vive anche il pescatore, che del mare ne fa proprio una propria economia. I delfini sono talmente intelligenti che hanno imparato a predare il pesce nella rete. È molto più facile, fare meno fatica, è un fast food la rete per il delfino, non impiega energie per cacciare e quindi va a mangiare il pesce nella rete. Il pescatore rimane danneggiato perché non pesca il pesce che gliel'ha mangiato il delfino. Può avere danni al pescato e quindi può non essere vendibile, ma soprattutto ai danni all'attrezzo da pesca. Perché sì, è vero, il delfino può rimanere impigliato e morirebbe perché non riesce a tornare in superficie per respirare, ma è talmente intelligente che ha imparato a prendere il pesce e andare via, strappando la rete. Pensate che molti dei nostri pescatori, soprattutto Paolo Fanciulli, quello che vi diceva prima l'assessore con cui noi collaboriamo quotidianamente, è un pescatore artigianale. Che cosa vuol dire? Che si cuciono la rete loro, se la costruiscono, 5.000-10.000 km di rete se le cuciono loro, filo per filo, maglia per maglia, e ha un costo incredibile. Quanto può, secondo voi, quanto può essere la stima di un buco in una rete da pesca per ripararlo? Ce l'avete un'idea? 10 euro. Quanto? 150, di più, molto di più. Dai 2.000 ai 5.000 Cioè, euro. un buco nella rete 2.000 euro? Sì, perché loro contano le ore di lavoro per ripararlo, il materiale, e spesso e volentieri devono ricucire tutto un pezzo di rete e poi ricucirlo. Quindi poi c'è un costo perché la linea che sta, la rete chiaramente immaginatevela, c'è una linea galleggiante che sta in superficie, poi c'è una porta, si chiama cima in mare, piombata che sta sul fondo e quella ha dei piombi dentro, quindi anche quelli hanno un costo, quindi materiale, ore di lavoro e dipendenti, quindi all'incirca sono stimati dalle 2.000 alle 5.000 euro. Quindi il delfino diventa una minaccia per Il voi. delfino, come vi diceva Marco, diventa una minaccia e ora tra poco ve lo faccio vedere. Intanto vi faccio vedere, questo c'è un video, di un delfino che va a predare in una rete a strascico. Vedete com'è curioso quando fanno questo movimento, sono curiosi. Capisco che la rete a strascico sta trainando. Quando è stato fatto da CNR ieri, certo, è stato brutto.
vedete che viaggiano sempre un po' per questi animali sociali. Quindi, questo è un chiaro esempio di quello che arriva. Seguono per chilometri, per diversi chilometri le pescherecce. Soprattutto quelli a strascico perché sì, è vero, da una parte vanno a mangiare nel sacco, ma soprattutto perché si mettono dietro a poppa della barca, insomma, fino al sacco e mangiano tutto quello che scappa fuori dalle maglie. Praticamente un supermercato, cioè fanno la spesa in compagnia, cioè si Esatto, per va, loro è cioè, proprio un dopo supermercato. pescherecce, loro vanno È quasi dietro. certo che dietro un peschereccio a strascico ci siano dei gruppi di delfini. Però, come vi diceva Marco, è diventato, lo ha detto, nemico, è diventato una minaccia. E infatti, se si vedono alcuni articoli di giornale, i pescatori scioperano, protestano proprio perché si deve dire, detestano i delfini, non, li vedono proprio come dei nemici. Tant'è vero che in alcuni articoli che leggiamo, in inglese si dice fisherman's angry, cioè la rabbia del pescatore, è proprio si definisce proprio così, perché appunto subiscono diversi danni. E quindi ci sono delle alternative, secondo voi? Sì, se no non sarei qui a parlarvene. Che però ci lasceresti col dramma, insomma. Esatto, e queste alternative sono diverse. La prima di cui voglio parlarvi è quella dell'utilizzo di dissuasori acustici. Perché secondo voi dissuasori acustici per i delfini? Ok, sì, sono. Gli dà fastidio, quindi sono sensibili all'udito. Perché? Perché i delfini comunicano tra loro attraverso gli ultrasuoni. Ok? Hanno un sistema di udito molto sviluppato che non solo li serve per comunicare tra loro perché sono animali sociali, ma li serve anche per predare, per intercettare la preda e riuscire a raggiungerla per predarla. Gli ultrasuoni sono quelli anche delle mamme quando brontolano i figli che non studiano. Li sentono i delfini, ma non gli umani, perché loro non gli arriva mai. Sì, si definisce proprio sistema di ecolocalizzazione, cioè loro localizzano attraverso queste onde ad alta frequenza la preda e la raggiungono. Quindi noi sfruttiamo questo senso molto sviluppato, però a favore del delfino, che non rimane impigliato nelle reti e che non cambia neanche le proprie abitudini alimentari, i propri comportamenti alimentari, e anche a favore del pescatore, perché chiaramente non subisce danni alle reti. Come funzionano questi dissuasori? Vengono messi nelle reti e sono interattivi. Che cosa vuol dire? Quando sentono il delfino nelle vicinanze si attivano. Per questo progetto propone questi dissuasori, perché prima c'erano quelli di vecchia generazione che mettevano un suono continuo. Secondo voi perché sono risultati fallimentari? Esatto, intanto creano un inquinamento acustico costante e quindi potrebbe anche danneggiare l'altra fauna marina che popola il nostro mare. Esatto, sono talmente intelligenti che erano diventati una dinner bell, un richiamo per la cena, una campanella per la cena. E si erano abituati, avevano capito che lì c'era pesce, quindi a maggior ragione si avvicinavano alle reti. Questi invece sono interattivi. E quindi si attivano solo quando sentono il delfino nelle vicinanze. Poi un altro attrezzo che proponiamo è la nassa. L'avete mai vista una nassa? Che cos'è? Una vera e propria trappola, una gabbia. Ci sono di diverso tipo, ci sono quelli a tubi per i polpi, ci sono quelle piccoline per le cannocchie. Questa invece è una nassa per pesci. Perché secondo voi proponiamo ai pescatori l'utilizzo di una nassa? Secondo voi c'entra un delfino in una nassa? Come? Si chiudono e si aprono, però quando stanno in mare sono sempre aperte per far sì che il pesce entri dentro, no? Quindi il pesce entra dentro, ma non può entrare il delfino perché ha una dimensione che chiaramente non sfitterebbe il delfino e poi, come vi dicevo, sta sul fondale ed è un ambiente che il delfino non frequenta perché sta
sta nella colonna d'acqua o in superficie per poter respirare. Questo quindi che cos'è? Un attrezzo alternativo che noi proponiamo ai pescatori in modo tale che il loro profitto rimanga indenne e quindi possono continuare a praticare la propria attività di pesca e il delfino non rimane intrappolato. Quindi è un metodo win-win, si dice, vince il delfino e vince anche il pescatore. Cambio altoparlante. Essere tra il film del Ecco, parte sarà un salutante. però non solo vivono i delfini nel nostro mare, ma anche le tartarughe marine, l'avete visto anche prima con la dottoressa Cristina Panti. Le tartarughe marine, l'avete mai vista voi una tartaruga marina? Dove l'avete vista? Dove? Non ti sento. Spiaggiata, ok, ecco, infatti alcune si spiaggiano purtroppo, ma le nostre spiagge ultimamente dal 2013 ad oggi sono state popolate dalle tartarughe marine che venivano a nidificare. Non so se avete sentito degli eventi straordinari a Marina, a Castiglione della Pescaia, avete sentito parlare che c'erano i nidi di tartaruga? Bene, le tartarughe, se i delfini avevano il senso dell'udito molto sviluppato, le tartarughe, secondo voi, quale senso hanno molto sviluppato? No, l'udito era delfini, la vista. Infatti, c'è stato un altro progetto che abbiamo portato avanti e che adesso è terminato, che ha sfruttato la vista molto sensibile delle tartarughe marine per farle allontanare dalle attrezze da pesca. Con cosa? Con delle lampade a luce ultravioletta, da lampade LED a luce ultravioletta. Quali sono le tartarughe che vivono nel Mar Mediterraneo? C'è quella, la caretta caretta, la più comune, la più abbondante e anche l'unica che nidifica lungo le coste italiane. Poi c'è quella più rara, che è la tartaruga liuto, che è enorme. Pensate, diversi anni fa hanno recuperato dei colleghi dell'Università di Siena una tartaruga liuto che pesava 500 kg, quindi veramente molto grande. E poi c'è la tartaruga vegetariana, diciamo noi, che è la tartaruga verde, che abita per lo più le acque del mar Mediterraneo orientale e settentrionale. Quindi, che cosa vi dicevo? Queste luci sono delle lampadine che vengono anche queste appese alle reti d'apposta e allontanano le tartarughe dalle reti, in modo tale che loro non rimangano impigliate. Ora, prima vi dicevo del delfino utilizza le reti come fast food perché va a predare il pesce. La tartaruga no, non va a predare il pesce perché per lo più che cosa mangia? Molluschi, mangia molluschi bivalvi, cnidari, quindi meduse, questi animali molto più piccoli, non mangia il pesce, al massimo piccoli pesciolini, però non è, diciamo, target il pesce che viene pescato nella rete. Però chiaramente nuota in modo molto lento e soave nella colonna d'acqua e si può impigliare nelle reti. E quindi questi dissuasori potrebbero farlo allontanare. Durante il progetto i pescatori non conoscevano dell'esistenza di queste reti. Vedete, la maggior parte dei pescatori non sapeva dell'esistenza di queste reti, di queste luci, non sapeva dell'esistenza dei dissuasori che potessero allontanare le tartarughe. Anche lì, magari non li fanno un danno perché li mangiano il pesce, però gli fanno un danno perché per il pescatore pes catturare accidentalmente una tartaruga vorrebbe dire interrompere la propria attività di pesca, mettere la tartaruga a bordo, chiamare la capitaneria di porto, aspettare che venga a salvare la tartaruga, ore di lavoro perse e quindi meno guadagno. Quindi i pescatori sono rimasti molto contenti. Questo è il volto di Paolo Fanciulli di cui vi parlava prima l'assessore. È il pescatore molto sensibile a diverse tematiche ambientali, è molto interessato a sperimentare tutti i dissuasori che noi gli proponiamo. E durante questi 4 mesi di sperimentazione non c'è stata mai una tartaruga catturata, non abbiamo mai registrato catture accidentali né di tartarughe né di altre specie come delfini. Funziona. Quindi funzionano. Funzionano, tant'è vero che i pescatori sono molto contenti, ce li chiedono. In continuazione le vorrebbero proprio utilizzare, non solo questi, ma anche quelli acustici che attualmente sono sempre in fase di utilizzo.
In ultimo vi voglio appunto salutare dicendovi che all'interno di questo progetto la parte più importante siete voi, perché siete voi che ci servite per fare quella che viene definita citizen science. Che cosa vuol dire? Vuol dire rendervi protagonisti attivi di quella che è la conservazione dell'ambiente, la conservazione della natura e quindi potete essere potete sentirvi coinvolti attivamente nella tutela dell'ambiente marino in questo caso. Attraverso cosa? Attraverso la conoscenza che avete avuto oggi e che potete riportare ai vostri amici e attraverso delle osservazioni che potete fare con un altro occhio dopo una giornata passata con noi. E quindi vi ringrazio per essere venuti, per avermi ascoltato, spero di non avervi annoiato e vi ringrazio per l'attenzione. Ora, grazie Ilaria e complimenti per questa capacità di coinvolgere tutti. È stato molto Vi coinvolgente. porto i saluti della professoressa Marzilli che doveva essere qui al posto mio oggi. È andata bene a noi comunque. Questa parte qui sull'interazione con l'ambiente, una cosa che mi ha colpito molto, di Ilaria. È che il pescatore fa parte dell'ambiente. Questo è importante perché altrimenti noi ci sentiamo estranei. Invece noi facciamo parte, e quando parliamo di sostenibilità, parliamo di sostegno. C'è una mano alzata. So chi. Questo volevi dire qualcosa. No, chi alzate le mani, non si usa più di alzare la mano per guardare. Si alza la mano così. Va bene. Allora, mentre aspettiamo che l'assessore, sì, il prossimo nostro intervento, prepari le slide. Allora, diamo il benvenuto e facciamo un applauso al signor Petrucci. Grazie, grazie a tutti. Perché Allora. abbiamo fatto un viaggio sui grandi sistemi, ora arriviamo al nostro territorio. E Sì. ascolteremo l'assessore. Io Prego. innanzitutto ringrazio dell'invito, anche perché finalmente dopo 2 anni ritorno insieme ai ragazzi, perché sono stata 5 anni a fare educazione ambientale presso gli istituti, le elementari e le medie. Qui ho la Giovanni Pascoli, anch'io ho fatto la Giovanni Pascoli, però gli insegnanti sono miei coetanei, quindi insomma l'abbiamo fatta insieme. Quindi ringrazio, so che c'è anche l'Istituto Agrario, mi sono recata anche 2 anni fa presso l'Istituto Agrario proprio per fare e per far conoscere le politiche ambientali, non solo diciamo italiane, perché è sempre bene riportarle a scala nazionale, ma quelle locali. Oggi io ho riportato nelle prime slide una sintesi del progetto fatto con le scuole, quello che le scuole mi hanno fatto vedere. Quando io sono andata a parlare di politiche ambientali, non so se mi sentite, io urlo abbastanza, ma insomma. E quando sono andata a parlare di politica ambientale, tutti mi hanno messo davanti delle foto. Mi hanno detto: ora ci spiega che sono queste foto. Allora, queste le avete già viste prima, no? Queste sono i rifiuti all'interno dell'oceano. Quindi mi hanno messo davanti questa immagine con questo sub. E che è? Perché c'è questo? Insieme abbiamo iniziato ad elaborare un po' di dati e un ragazzo molto, molto carino mi ha fatto. Prima mi ha suonato una canzone che è L'isola che non c'è di Bennato, raccontandomi un po' la poesia di quell'isola. E poi dopo mi ha detto: questa è l'isola che c'è. È vero, non è un'isola calpestabile, anche perché il peso specifico della plastica è prevalentemente plastica, se uno ci cammina sopra affonda. Però guardate, un'isola talmente estesa, è una macchia talmente estesa che per le sue dimensioni geografiche è stata definita isola. E la cosa che mi ha incuriosito, un ragazzo mi ha detto: ma lo sa che è dal 97 che esiste, no che esiste, che è stata scoperta? E è stato grazie ad un marinaio che si è avventurato con la propria barca per rilassarsi e per fare una bella crociera, che si è invece imbattuto in questa massa e ci ha messo 7 giorni per
passarla tutta. Quindi per 7 giorni lui si è trovato in mezzo a questa bellissima isola, anche un po' circolare, vediamo, che ha le dimensioni del Canada. Ecco, alle dimensioni del Canada. Allo stato attuale si parte da un'isola che prima era la Toscana, scusatemi, era la Francia, e è diventata il Canada. Questo è in questa zona qua, vedete quanto è grande il Canada, quindi immaginatevi quanto può essere all'incirca questa macchia di rifiuti per quanto si estende. Quindi ne abbiamo parlato nelle scuole, tutti dispiaciuti di questa realtà, però dopo poco ce ne siamo dimenticati. Voi continuate a parlare di questa isola? Ne parlate? Ne sentite parlare, ragazzi? No, no, ve l'assicuro, poco. Poco perché 2 anni fa ha fatto scalpore, 3 anni fa, no? Ha fatto scalpore, e ha fatto scalpore più nei ragazzi, perché comunque gli insegnanti hanno fatto vedere questa immagine. Poi, diciamo, c'è stato dalla parte scientifica, che dalla parte dei grandi hanno preso a cuore il problema, però ci siamo dimenticati un po' della platea, di questa meravigliosa platea che abbiamo oggi. Quando mi è stato detto che la platea era questa, ho detto finalmente ci risiamo. Ecco, ragazzi, io poi mi sono messa, oddio scusate, a proiettare queste foto. Queste foto sono nostre, sono le nostre spiagge. E uno dice, ma scusa, ma come le nostre? Era laggiù, in mezzo all'America, ma perché ora devono venire qui i rifiuti? Questa in realtà è una nostra spiaggia, come questa. Questi sono i rifiuti, guardate, non lasciati lì dall'uomo, ma lasciati dall'uomo in posti ben precisi che il mare ci ha donato. Ha detto, no, sono cose tue, te le riprendi, io non le voglio queste. Queste te le ritieni, te le prendi e te le sbaltisci. Allora, questi ragazzi sono trasportati dai fiumi. Il più grande inquinante dei mari sono i fiumi. L'80% dei rifiuti che troviamo nei nostri oceani, nel nostro mare, sono i fiumi. Il 20% le navi, ma l'80% i fiumi. Fiumi producono rifiuti? Cioè, sono i fiumi che producono rifiuti? No. Nuovamente è l'uomo che, in maniera molto vile, scusatemi, ma la parola vera è vile, va vicino ai nostri fiumi, scarica di tutto, dalle acque sporche ai rifiuti, agli ingombranti. Abbiamo trovato frigoriferi, di tutto all'interno dei fiumi. E questi fiumi che cosa fanno? Trasportano in mare, poi a seconda della grandezza di questo mare i rifiuti ci vengono restituiti. Ecco che il mar Mediterraneo, cioè soprattutto il Tirreno, noi, il nostro mare, ce li restituisce tutti, eh? Qualcuno che è più pesante tende a depositarsi, come è successo il caso delle ecoballe davanti a Follonia, ma altrimenti le plastiche ci ritornano. Qui vi ho fatto vedere il fiume più inquinante al mondo, il fiume Azzurro, il terzo fiume al mondo, ma in realtà inquina più di tutti. Uno dice, quanto inquina? Ora, ecco quanto inquina. Inquina in questo modo. Cioè non si vede più lo specchio d'acqua, ma si vede solo una massa di rifiuti galleggianti e le persone devono muoversi in mezzo a questi rifiuti. L'altro 20% è dato dalle navi, navi che perdono il carico, navi che inquinano perché si rompono, e quindi c'è il problema, quello l'avrete sentito molte volte, del petrolio, navi che scaricano direttamente in acqua, che perdono le reti, i pescatori, una serie di realtà che portano ad avere le famose isole, non isole, dei rifiuti nei nostri mari. Abbiamo visto quella di prima, in realtà sono 5 queste grandi macchie, e in realtà iniziano a esserci anche nel nostro mare. Quindi, che cosa dobbiamo fare noi? Vedete, quali sono le conseguenze poi? Le conseguenze sono quelle, non mi dilungo perché ve le hanno già spiegate, al di là della vita marina che è compromessa e della salute umana, perché vita marina, vita animale è questa, e la salute umana è il pesce che noi mangiamo. Queste sono foto che mi sono state mandate, ma l'altra grande conseguenza sono l'economia. Secondo voi rimuovere tutti quei rifiuti ha un costo? Allora, prima si parlava di 3.000-5.000 euro per riparare una rete. Qui si parla di centinaia e centinaia di milioni. Si parla solo per il Mar
nostro si parla di centinaia di milioni di euro. Si pensa a quanto è costato il recupero delle ecoballe nel Mar Mediterraneo, sempre davanti, scusatemi, a Follonia qualche anno fa, per recuperare tutti i rifiuti ha un grande impatto economico e non da meno il clima. Tutti questi rifiuti emettono CO2 abbandonati, le grandi movimentazioni che dobbiamo fare per recuperarli, nuovamente grandi emissioni di CO2. Si parla tanto in questo periodo, ragazzi, di abbattimento della CO2, l'avete sentito? Ne parlate? Abbattiamo la CO2, niente più CO2, diventiamo tutti carbon free, non produciamo più. Risolvere questi problemi non è che ne parliamo, facciamo le dichiarazioni eclatanti, tutti bravi, tutti si diventa bravissimi, tutti dobbiamo fare le azioni migliori e poi niente, ci guardiamo, ci ritroviamo e a livello alto diciamo tante cose, facciamo le norme e imponiamo le sanzioni, perché se nel 2050 non arriviamo all'abbattimento totale della CO2, saremo puniti con sanzioni anche qui milionarie. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Cioè, noi oggi siamo una bella platea, giovani, meno giovani, però diciamo, fortunatamente vi vedo tutti col sorriso. Allora, che cosa possiamo fare? Da dove dobbiamo iniziare ad agire? Cioè, dai massimi sistemi? Non ce la facciamo. La piramide, avete presente come la piramide, si riesce ad arrivare su. Là c'è il culmine, solo se la base è ben fatta e solo attraverso voi. Qual è la soluzione? Dirvi oggi sì, non abbandonate la plastica, sì, non fate questo. Io vado via, vi ho dato cinque azioni da fare e domani niente, si riparte. Allora, la cosa fondamentale, ragazzi, è l'informazione, che è quella che abbiamo fatto oggi, ma poi è la formazione mediante l'educazione ambientale. L'educazione ambientale è una disciplina vecchia, non nasce oggi perché abbiamo visto l'isola non isola dei rifiuti. Nasce tantissimi anni fa, si parla di fine 1700 con vari trattati di Rousseau. Noi abbiamo decine di testimonianze di educazione ambientale. Cosa significa educazione ambientale? Io ve la sintetizzo. È una famosa locuzione, vedrete, eh? Quando parliamo di ambiente parliamo attraverso locuzioni. Locuzione è una formazione, due parole si mettono insieme, hanno un significato diverso e automaticamente l'ambiente diventa bello. Perché una parola sola non ci bastava, dobbiamo usare l'insieme di due parole. Perché? Perché? Perché poi diventa un significato ben preciso, devono assumere un significato ben preciso. Educazione ambientale è due parole, educazione ambientale. Quando dico educazione, che è, ragazzi? Essere educati. Oggi voi siete educatissimi. Vi faccio complimenti, complimenti ai professori. Non so se vi hanno minacciato dopo, altrimenti interrogazioni, me lo immagino. Quindi c'è qualcuno che fa sì con la testa, qualche professore. Quindi l'educazione è i giusti comportamenti che voi avete rispetto per il prossimo, rispetto per l'ambiente, rispetto delle persone che ci stanno accanto. Ambiente è tutto ciò che ci circonda, va bene? L'ambiente non deve essere pensato solo come il mare, oggi parliamo come mare, deve essere pensato anche come la strada che percorrete tutti i giorni, che invece per voi è qualcosa di normale. Abbandonare un rifiuto, molte volte una cartina, mangiamo un merendino, ma abbandonare la cartina per strada non ci sembra di aver fatto un grande danno, no? Se lo abbandoniamo a mare, ora c'è più sensibilità. In strada, no, no. È un'azione che non deve essere fatta assolutamente, perché con la cartina vola e ci può arrivare ugualmente al mare. Quindi l'educazione ambientale è fondamentale, è il primo step per arrivare nuovamente a sensibilizzare tutti. Non deve essere fatto una volta, deve essere portato nelle scuole e fatto come materia. Ora avete l'educazione civica deve essere parallela all'educazione ambientale. Non ci possiamo più nascondere dietro, sì, ma io sono un ambientalista, non c'è più l'ambientalista. Io faccio complimenti alla ragazza Samantha che ha parlato prima, perché a parte ha parlato in maniera molto precisa, diretta, facendo anche piccole accuse, ma già puntando il dito, idee chiare, questo vuol dire che ha comunque una conoscenza e ha una base di quella che è la materia ambientale.
Quindi tutta, perché poi arrivare a capire che cos'è l'ambiente, non vi assillo con i cenni storici, ma l'educazione ambientale serve poi per avere i presupposti per una definizione precisa di sviluppo sostenibile. Ne avete parlato voi prima indirettamente. Educare il cittadino ad avere dei comportamenti virtuosi tramite lezioni al fine di arrivare ad applicare i concetti di sviluppo sostenibile a rilocuzione. Ne avete mai sentito parlare di sviluppo sostenibile, ragazzi? Non vi chiedo la definizione, perché altrimenti ci sarebbe l'imbarazzo. La leggiamo insieme, ragazzi, anche perché è la definizione che l'ONU ci ha mandato. Ha detto, questa è la definizione precisa. La leggo io? È quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni, cioè voi, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie. Cosa vuol dire? Io ve lo faccio con un esempio. Guardate, ragazzi, che è un disegno sempre. Noi amiamo disegni. All'ambiente amiamo i disegni fatti da ragazzi. Questa è una cava, la cava dove veniva prelevata della sabbia silicea. La sabbia silicea, sapete che è un materiale che serve per realizzare il vetro. Guardate, 1950, un bel promontorio. Nel 51 iniziano già l'escavazione. Vedrete, rispetto a oggi ci vogliono meno anni. Prima ci vogliono meno anni perché la burocrazia era meno esagerata. Nel 60 continua la coltivazione e nell'80, nel 2000 viene chiusa. Quindi dopo 50 anni questa cava è esaurita. Non ha più materia prima da dare a noi perché... E l'abbiamo finita, il consumismo, diceva Samantha, che ha creato una forte richiesta, questa cava è finita. Beh, secondo il concetto di oggi di sviluppo sostenibile, quindi il concetto che ci ha mandato e ci ha richiesto l'ONU, è che questa cava mi deve durare 400 anni. Uguale, ragazzi, il disegno è lo stesso, io ho cambiato solo i numeri in cima, lo vedete? Come si fa? Cioè, prima che si era tutti più spendaccioni, tutti è... Come si può passare, secondo il criterio di ieri, da 50 anni a 400? Come posso io non usare più la sabbia silicea per fare il vetro? Anche lo faccio il vetro? Okay. Alza la... Riciclando, bravo, hai visto? Semplicissimo. Allora, guardate ragazzi, applicando solo i principi dell'economia circolare a rilocuzione. Quindi, educazione ambientale, sviluppo sostenibile, economia circolare. Cosa vuol dire l'economia circolare? Guardate ragazzi, sempre con i nostri disegnini. La prima cosa è quella di cercare di riutilizzare il materiale, mai buttarlo. Cioè, prima di buttare un cellulare, ragazzi, qui c'è la lavatrice per noi mamme, prima di buttare invece voi il cellulare, proviamo a ripararlo. E lo so che oggi qualcuno mi dice, ma costa di più ripararlo che sostituirlo. Ma ci dobbiamo provare. Uguale la lavatrice, ci piace l'ultimo modello perché è asciugatrice alle nostre, a me, alle vostre mamme. Cerchiamo di fargli capire che invece si può sempre far asciugare al sole, dato che in Maremma il sole non ci manca. Quando però questa lavatrice non funziona più, che cosa dobbiamo fare? La dobbiamo riciclare, come tutto il re, come tutti gli altri materiali, come la carta, come la plastica, come il vetro. Ecco che il vetro, riciclandolo, io non devo più andare a estrarre sabbia silicea, ma utilizzo il vetro. Fuso mi produce una nuova materia che si chiama materia prima seconda. Come faccio però ad applicare sempre il principio dell'economia circolare? Raccolta differenziata, siamo alla quarta locuzione. Raccolta differenziata, ne hanno parlato, accennato tutti, quindi solo tramite la raccolta differenziata possiamo applicare il principio dell'economia circolare, il principio dello sviluppo sostenibile e finalmente applicare tutti i criteri della formazione e dell'informazione, dell'educazione ambientale. È un ciclo, ragazzi. Educazione, io ti educo affinché tu possa applicare il principio dello sviluppo sostenibile, ossia non andare a prendere tutto oggi te, ma lasciare qualcosa a figli, ai tuoi nipoti, tramite come? L'economia circolare e una
dei principi fondamentali dell'economia circolare è la raccolta differenziata. Chi la fa? La verità, ragazzi. Tanto abbiamo una notizia positiva dopo da darvi, sicché chi non la fa, bacchettiamoli, eh. Allora, nelle vostre scuole ci sono i bidoni della raccolta differenziata? No, voi ce l'avete tutti, l'ho portato io personalmente, quindi se qualcuno mi dice di no vuol dire che non li usa oppure ve li hanno tolti, fatemelo sapere che allora vengo a verificare. Avete nei corridoi i bidoni della raccolta differenziata e la raccolta differenziata significa semplicemente, ragazzi, separare i rifiuti per tipologia. La carta, il vetro, la plastica, le lattine, l'organico. Questo perché non è un'azione che vogliamo fare tanto per dire dai, facciamola, è una moda. No, non è una moda. Una legge ci impone di arrivare al 65%, una legge scusatemi, europea, una direttiva poi in questo caso, diciamo, la direttiva europea è il 65%. Dovevamo arrivarci nel 2020. La regione Toscana al 70% ci dice di arrivare. Questo che vuol dire? Si può arrivare tranquillamente con delle semplici azioni. Le semplici azioni a fare è questa benedetta raccolta differenziata. Separare i rifiuti. Quando li abbiamo separati, che cosa ci facciamo? Ecco che cosa ci facciamo. Ci facciamo nuova materia, secondo il principio dell'economia circolare. Ragazzi, è facilissimo, sono tutti collegati questi concetti. Queste slide poi io le darò direttamente ai vostri professori per riproporvele in aula. Lo vedete? Io invece di andare a prendere il petrolio per fare in questo caso la plastica, utilizzo la vecchia plastica. Io ho la mia materia prima che grazie alla materia prima riesco a fare la plastica. Una volta che l'ho usata, ho bevuto l'acqua, la butto nella raccolta differenziata. In quale bidone? In quello del multimateriale si chiama, quello della plastica, che poi viene portata in idonee fabbriche che mediante specifiche azioni la trasformano in materia prima seconda. È un piccolo granulo in questo caso. E che cosa ci faccio con questo granulo? Ci rifaccio ad esempio la bottiglia. Guardate, io oggi mi volevo far bella sedendomi in quella sedia lì. Se l'alzate, la vedete? Quella è una sedia che è stata fatta con plastica riciclata. E io sto obbligando tutto il comune a comprare solo cose fatte con plastica riciclata, solo quaderni fatti con foglie riciclata. Questo perché? Perché come abbiamo detto prima, se poi dopo noi facciamo la raccolta differenziata, produciamo nuovi articoli e non li compriamo, ma continuiamo ad andare verso il vecchio mercato, non riusciamo a chiudere il cerchio. Questi sono tutti i prodotti che posso ottenere, sono una marea, ragazzi, sono tantissimi. Con l'organico, il compost, col vetro, il vetro, con la plastica, guardate, addirittura ci otteniamo i pile di plastica riciclata, i golf, guardate con l'acciaio, le famose lattine, le lattine che trovo per terra continuamente. La mattina quando passiamo in adiacenza delle scuole, il gestore dei rifiuti passa in adiacenza delle scuole, si trova una marea di estate e di lattine per terra. Buttiamole nei cestini e nei cestini appositi. Se non c'è il cestino vicino, ce lo portiamo a casa. Va bene? Non esiste abbandonare il rifiuto. Questo era una sintesi. Ho cercato di andare più veloce possibile, scusatemi. Allora, questo è per farvi capire che la risposta però del comune di Grosseto e dei cittadini c'è stata. Io vi fo un applauso perché? Perché noi siamo partiti nel 2016 da una raccolta che era al 35. Lì c'è un asterisco però, perché il dato tarato al nuovo metodo di calcolo che è entrato nel 2017 invece, che è quello effettivo, lì sarebbe un 31%, perché nel 2017 è cambiato il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata e quindi nel 2016 eravamo al 31%. Guardate a quanto siamo oggi, nel 2022 ad oggi, al 58,35%. Guardate, questo è gli ultimi mesi, da gennaio 2020 a marzo 2022. Guardate che picchi, cioè come state in realtà rispondendo alle politiche ambientali. Quindi la partecipazione c'è. Io penso però che ancora si debba fare
fare, si debba lavorare tanto, soprattutto nel periodo estivo, quando ci sono quelle piccole flessioni, però io penso che un applauso ai nostri cittadini vada fatto. Quindi non vedere sempre solo il lato negativo, ma anche il lato positivo. Io concludo invitandovi tutti a partecipare alle giornate che noi facciamo. Ne abbiamo fatte con il Rotary. Qui abbiamo il presidente Marcello Pancrazzi, che il dottor che, con cui ho avuto modo di portare avanti dei progetti. C'è Angelo Gentile di Legambiente, con cui domani faremo una pulizia nuova delle spiagge a Marina di Grosseto, e con il quale stiamo portando avanti dei bellissimi progetti non solo per la raccolta, ma anche per l'abbattimento della famosa CO2. Perché il prossimo obiettivo, ragazzi, quindi formatevi, informatevi su questo, il prossimo obiettivo è parlare di abbattimento della carbon free, perché Grosseto vuole diventare entro 10 anni il primo comune in assoluto co carbon free, cioè a zero CO2. Io lascio la parola a lei e eventualmente una battuta con chi con me ha collaborato. Grazie a tutti. Grazie Simona, grazie dell'assist, veramente mi hai presentato l'idea che il Rotary Club Grosseto ha avuto quest'anno. Devo dire che sono onorato di essere davanti a voi ragazzi e parlarvi di questa iniziativa. Ringrazio Alessandra Senzini che l'ho coinvolta in questa iniziativa e ha subito sposato questa brillante idea. Abbiamo sentito parlare delle navi che perdono i carichi in mare. Noi vorremmo trovare in spiaggia queste paperelle che erano state perse da un cargo nel Pacifico e poi hanno raggiunto tutte le coste del mondo, dal Cile, al Polo Nord, quindi dappertutto. Invece, troveremo sempre di più in mare, andando sulle spiagge, i frammenti di plastica di queste isole. Quindi, nonostante le amministrazioni si adoperano per raccogliere, gli operatori privati fanno di tutto e di più, io mi è capitato di andare nei giorni scorsi in spiaggia, avevano già preparato tutto per la stagione, il giorno dopo c'è stata una mareggiata, è arrivato di tutto. La spiaggia era diventata una pattumiera. E quindi, cosa voglio, insieme a Alessandra Senzini, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una cartellonistica che spinga tutti quanti a diventare volontari. Quindi la prima cosa da fare, come andate in spiaggia, i frammenti di plastica li dovete raccogliere e poi buttare nei contenitori appositi. Quindi lo possiamo già fare da domani. Da domani, come andate in spiaggia, invece di raccogliere le conchiglie che poi servono per l'ecosistema perché la loro degradazione porta di nuovo calcio sulle spiagge, quindi raccogliamo questi piccoli frammenti e diventiamo subito tutti volontari. Questa è un'iniziativa che ha un costo bassissimo e, come ci hanno chiesto, parte dal basso, parte proprio da tutti noi, quindi ognuno di noi può fare questa iniziativa. Quindi vi esorto, ragazzi, ad accogliere frammenti di plastica e non le conchiglie. Grazie per avermi fatto parlare. Grazie per le tue cose. Bene. Ho sentito tante cose, ora sentiamo un'altra voce molto importante per noi, che è quella di Alessandra Senzini. Alessandra è una campionessa, ha Sì, rimango in piedi che preferisco. portato il nostro nome in giro, quindi siamo felici di ascoltarla. Applauso, ragazzi. Ciao a tutti. Beh, ciao ragazzi, e funziona? Sente? Ora? Adesso sì. Allora, ciao a tutti ragazzi, è un piacere stare qui e mi dispiace non aver ascoltato alcuni interventi perché mi sarebbero molto interessati, ma sono, insomma, arrivata un po' in ritardo. Beh, io posso portare la mia testimonianza come sportiva. Io ho conosciuto il mare da piccolissima perché mio padre era un appassionatissimo e mi ha portato sott'acqua che avevo 8 anni, quindi figuriamoci, cioè, ho conosciuto il mare prima sott'acqua e poi dopo con il windsurf sopra attraverso anche il vento che mi ha fatto navigare davvero per tutti i mari.
Quindi diciamo la mia passione è quella che mi ha portato veramente per questo elemento, per questa natura che ti dà una sensazione veramente di libertà, di gioia, di voglia di vivere con questo orizzonte, io dico sempre che c'è nel mare e che ti fa veramente sognare sempre, anche continui a sognare anche da grande, ancora adesso io continuo a sognare. Ed ecco, proprio attraverso questa conoscenza io poi sono riuscita anche a creare la mia strada nel mondo dello sport agonistico e a vincere, insomma, diverse competizioni e poi far diventare lo sport e il mare la mia professione, il mio lavoro. Alessandra, ci dici, mi Sì. piace sentirlo, quante competizioni hai vinto, quante medaglie, quante, perché ne hai vinte tante. Allora, io ho fatto 6 Olimpiadi, quindi dal 92 al 2012. Tanti anni. Ho vinto l'oro a Sydney nel 2000, dove tra l'altro Grosseto mi celebrò al mio rientro in una festa davvero indimenticabile per me. E poi ho vinto un argento e 2 bronzi, quindi insomma è andata. Anche perché le Olimpiadi, come voi sapete, sono ogni 4 anni, quindi Ogni 4 anni, quindi insomma fate i farne conti, 6 sei. per 4, non ve lo dico, tanto lo sapete fare, è semplice, però sì, tanti tanti anni. Io poi quando ho smesso la mia carriera nel 2012 mi sono trasferita a Roma perché naturalmente ho intrapreso un po' una carriera nel mondo lavorativo sportivo a livello nazionale. Però devo dire che sono ritornata a Grosseto e praticamente anzi lo posso ufficializzare perché sono più a Grosseto ormai che a Roma, con il fatto che ho trovato un riscontro nel comune che dopo 21 anni mi ha diciamo, dato una concessione attraverso un bando che è stato fatto, una concessione a Marina di Grosseto per aprire una scuola di vela, un centro nautico, anzi più che una scuola di vela. Un centro che vuole proprio farvi conoscere il mare attraverso lo sport, perché io credo che lo sport, al di là fatto anche a livello proprio di passione, non necessariamente deve essere fatto a livello agonistico, ma fatto proprio a livello di passione, riesce a darvi quell'educazione ambientale di cui parlava Simona, cioè a farvi capire veramente l'ambiente e quindi poi adottare uno stile di vita che viene automatico a quel punto, che è quella l'educazione che ci serve per cercare di mantenere il più possibile il nostro ambiente pulito, e poi appunto, avere quindi una prospettiva futura migliore, ecco, perché altrimenti se no si parla sempre di nero. Cioè oggi, soprattutto noi grandi, qualche volta tendiamo a vedere solo nero, no? Perché ci ricordiamo magari il passato e invece no, dobbiamo guardare al futuro sempre comunque con una voglia di fare e di essere protagonisti. Per cui vi invito veramente a fare lo sport all'aria aperta, qualsiasi esso sia. Io naturalmente faccio vela in tutte le sue forme, dalla barca al windsurf, al kite, al wing, qualsiasi cosa che viene proposto, noi ce l'abbiamo, ecco lì per dire in questo centro che vogliamo aprire, ma anche attraverso il nuoto, attraverso anche le passeggiate, il cavallo, qualsiasi cosa che sia veramente a contatto con la natura, perché vi fa capire che cosa vuole la natura anche. E quindi ecco, sì, poi abbiamo sposato con il Rotary questo progetto sulle microplastiche e quindi faremo anche lì sì, una cartellonistica. Stiamo parlando anche con Giacomo Spinsanti di un progetto di portare un angolo dell'università con l'educazione ambientale all'interno proprio della scuola che stiamo aprendo. Quindi ecco, tante sono le iniziative.
Poi c'è anche un'altra iniziativa e vi parlerò però poi in futuro perché mi è stata proposta di un sensore che viene messo sulla pinna del windsurf e che dà costantemente i dati del mare, della salute del mare e che quindi ecco, può essere utile poi per gli studiosi, per chi anche fa le politiche, per avere un'indicazione maggiore. E sapere quindi come sviluppare nuovi progetti. E ho visto che ci sono dei velisti tra di voi. Chi fa sport? Tu... Che bello! Bravi, bravi, complimenti, fa molto piacere. Bello, mazza. Non me l'aspettavo perché, insomma, anche lì sempre si parla, Dio, i ragazzi non fanno sport. Invece, vedi, anche Grosseto sta rispondendo bene anche a questo. Tra l'altro, Grosseto, insomma, ha una carriera, anzi, una storia sportiva importante, anche se non magari, non so, forse non viene fuori perché magari il calcio, a parte quella, insomma, piccola parentesi in Serie B, poi è stato un po' così, però ci ha avuto insomma tanto baseball, tanta atletica. Ci sono dei ragazzi molto, molto che hanno fatto dei risultati importantissimi a livello internazionale nell'atletica leggera. Per cui, insomma, bene, mi fa piacere. Ci sono domande per caso? Curiosità? Allora, ve la dico una, prima quando parlava delle tartarughe, mi è ritornato in mente un episodio, era Barbados e mentre facevo windsurf proprio sulla barriera, perché sapete che quando vuoi fare windsurf sulle onde, le onde è proprio quando incontrano la barriera corallina, quindi che c'è uno scalino, un dislivello tra il fondale del mare che creano quest'onda ed è proprio lì che vai a navigare e cercare di cavalcarla. E trovai questa tartaruga a pela d'acqua che aveva intorno al collo e alle pinne quella fibbia di plastica che viene utilizzata per chiudere gli imballaggi. Anzi, per fortuna, devo dire che ultimamente c'è stata una grossa, probabilmente grazie anche delle politiche che sono state messe in atto, sono state sostituite da un altro materiale, credo che è forse anche più biodegradabile, spero, immagino. Ma questa fibbia era andata tutta intorno alle pinne e alla testa e questa tartaruga non riusciva più a nuotare. Dopo una buona mezz'ora in mezzo al mare, insieme ad altri amici, con un coltellino a cercare di tagliare questa fibbia molto resistente, siamo riusciti a liberarla. È stata, devo dire, un'emozione. E poi è sempre un'emozione quando si vedono i delfini, si vedono i pesci luna, tantissimi pesci luna fuori Castiglione, che sembrano squali perché c'è questa pinna che... È vero? C'è la pinna dritta dritta, poi lì per lì ti viene paura, poi vedi che inizia, è un po' moscia, dici ok, allora un pesce luna va bene. Però sì, ragazzi, bene, sono contenta di sapere che fate sport, se volete venite a trovarci, siamo a Marina di Grosseto e passeremo una giornata in mare insieme. Grazie Alessandro. Allora, Alessandra, facciamo una domanda. Due Ciao. Allora, l'oceano, che dirvi, è molto più forte come acqua, cioè l'acqua che si sposta è molto più importante. Allora, tutto il mare è collegato, no, del mondo. Poi qui chiedo aiuto alle professoresse, però tutto il mare è collegato, anche i laghi fondamentalmente sono collegati poi alla fine al mare.
Però per dire una cosa importante è che le maree, hai visto cioè il dislivello che c'è ogni 6 ore, mettiamo, del mare c'è ovunque, ma mentre nel Mediterraneo questo dislivello ha un coefficiente bassissimo, nell'oceano ci sono dei punti poi diversi, però è molto grande. E questo crea poi anche delle correnti e degli spostamenti di quest'acqua che quando per dirti te vai, guarda, anche su una spiaggia, io la prima volta sono stata in Australia, ok? Ho visto l'oceano. Sono andata in Australia e vado a fare il bagno e dico, vabbè, c'è l'ondine, quelle ondine che arrivano classiche, che ti, mentre vai in acqua ti sposti e fai così, no, te le metti magari, fai il saltellino e... Cioè, mi ha sdraiato, sono ritrovata praticamente, mi ha sputato fuori dal mare e sono finita sulla spiaggia. Questo per dire la differenza che subito tocchi quando sei tra il Mediterraneo e l'oceano è proprio questa, cioè la forza di questo mare. Poi il mare è anche diverso ovunque perché la salinità è diversa e quindi questo rende il mare proprio diverso sia come galleggiabilità ma anche proprio come consistenza. Quindi ecco, tutti i mari del mondo sono diversi e c'è anche gli oceani stessi, l'Atlantico è diverso dal Pacifico, è diverso dall'Indiano, quindi ed è bello scoprirli. Grazie. Una domanda bella e una risposta poetica, ma ce n'è un'altra forse. Come mi sono appassionata? Perché a me piaceva fare sport, sono probabilmente cresciuta con lo spirito agonistico anche naturalmente dovuto a mio padre che mi ha sempre spinta a fare agonismo. E, mi piaceva fare l'atleta, volevo fare l'atleta, quello che ho trovato di più, facevo basket, atletica, anche altri sport. Ma quello che mi è piaciuto tantissimo della vela è che mi permetteva di viaggiare e di stare immersa nella natura e in più c'era anche un aspetto un po' romantico perché ai tempi non c'era una strada ben definita, non le scuole che ci sono adesso e tutto, e quindi mi piaceva proprio il fatto che potevo essere io a tracciare la mia strada. Grazie di queste risposte così di cuore e suggestive. Bene, abbiamo arrivato con noi il nostro perché ci appartiene, il nostro senatore Roberto Veratti. È arrivato. Prego. Grazie, grazie davvero. Grazie dell'invito, era inaspettato che partecipassi. Buongiorno a tutti. Ho assistito molto volentieri alla relazione. Mi piace vedere davvero una platea di giovani. Non mi dilungherò tanto, abbiamo parlato, abbiamo visto veramente quello che si può fare le nostre azioni. Simona, la mia collega Simona, sono amministratore anche di Orbetello, dice della Carbon Free di Grosseto. A presto faremo una gara perché anche Orbetello vuol partecipare a questo. Una gara Vi virtuosa. invito anche a venire a Talamone a trovare Paolo Fanciulli per la Casa dei Pesci, che è la Casa dei Pesci, non so se ne avete parlato prima. Sì, ok, quindi la Casa dei Pesci a Chieri. Vogliamo poi ora nel PNRR ci sarà anche una misura, una missione proprio per la tutela dei fondali marini. Noi come Comune di Orbetello anche in collaborazione con Grosseto, perché la Casa dei Pesci arriva anche oltre, anche a Castiglione, vogliamo provare a fare qualcosa per il nostro ambiente. Però posso dirvi che noi abbiamo un po' maltrattato il nostro pianeta, non proprio noi direttamente, altre azioni, voi siete il futuro.
credo che avete capito che dalle vostre azioni dipende veramente il futuro. Noi stiamo cercando di riparare e, come diceva prima, dalla piramide bisogna avere le fondamenta. Noi stiamo cercando di darvi le fondamenta per il futuro. Voi siete il futuro di Grosseto, futuro della Maremma, il futuro dell'Italia. Dal nostro passato dobbiamo conoscere quello che abbiamo fatto di male nel passato, forse anche non volendo, perché comunque c'era il consumismo, bisognava dare anche lavoro, bisognava dare risposte nel dopoguerra specialmente, però abbiamo raggiunto veramente il limite. Ora tocca a voi, ci dovete aiutare, però lì ci dovete aiutare e portare avanti quelle azioni che sembrano anche piccole e insignificanti, però la carta la dobbiamo tenere in tasca. Io nella mia macchina, se mi fermano la carabinieri della forestale, mi chiedono il formulario dei rifiuti perché sono quasi una discarica, e ogni tanto mi fermo poi a un'isola per poi dopo differenziare tutto. Però davvero sono piccoli gesti che possono portare al nostro futuro migliore. Si parlava di carbon free, voglio toccare un argomento, saluto Angelo, non l'ho visto prima, saluto il mio amico questore, saluto tutti i presenti, di comunità energetica rinnovabile. Questo ne volevo parlare anche con Grosseto, è un progetto che ho in mente, che voglio portare avanti insieme alle altre istituzioni della nostra Maremma. Lo posso dire qui, forse sarò un po' folle, vorrei portare la Maremma a un giga, non solo di fibra, ma anche di comunità energetica rinnovabile. Un giga sono 1000 megawatt, 1 milione di kilowattore di picco, 10 milioni di metri quadri di tetti col fotovoltaico. Questo potrebbe essere un passo per veramente arrivare alla carbon free. È un progetto un po' folle, mi sento quasi un po' Elon Musk dei poveri, per quello, però. Però ci proviamo, non sarà un giga ma saranno magari 100 mega, stiamo portando avanti i progetti anche con l'università, poi ne parleremo, e questo può essere davvero il primo passo, però ci vuole la collaborazione di tutti. Grazie davvero, mi raccomando, grazie. studiate, grazie. Grazie al nostro senatore, ci permetti di dire nostro? Sì, si può dire nostro. Va bene, allora è stato molto interessante ascoltare tutti, grandi di tanti punti di vista diversi. Questo serve a ampliare la nostra visione, ad avere una comprensione della realtà molto più dettagliata. E poi questo spirito, anche l'ultimo dell'intervento dell'assessore, l'assessore all'ambiente del Comune di Grosseto, con questa energia, perché dobbiamo cambiare anche attitudine, al posto di pensare alla raccolta differenziata come qualcosa di noioso, invece deve essere qualcosa di attivo e creativo, qualcosa che genera differenze, e possiamo sentirci allegri e importanti mentre lo facciamo. Grazie a tutti i nostri oratori. La parola a Giacomo. Allora, giusto per chiudere, io vi ringrazio perché siete stati veramente bravi. Non è facile tenere dei ragazzi tutta la mattina dentro una stanza ad ascoltare con attenzione queste cose, e quindi mi complimento con voi, siete stati veramente un pubblico meraviglioso. Per noi come polo universitario è stato un piacere ospitarvi, ed è proprio questo che vogliamo fare, cioè vogliamo portare la cultura, la ricerca sul nostro territorio, e questa è la dimostrazione del nostro impegno. Giusto in chiusura abbiamo parlato di sfide, quindi il futuro è vostro, la salvaguardia dell'ambiente può essere affrontata da vari punti di vista, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dell'economia circolare, dal punto di vista della politica, quindi sono sfide che saranno il vostro futuro e che mi auguro che tutti cercherete di intraprendere e di vincere anche come cittadini. Quindi ringrazio ancora tutti e vi ricordo che c'è un piccolo buffet in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Leopoldo II di Lorena, che ci aspetta nel giardino dell'archeologia. Quindi scendiamo le scale, e grazie ancora a tutti per la partecipazione.